basta esprimere un'idea e un pensiero forte per essere attaccati. Allora, quando devono dire CGIL in testa che io sono un bravo assessore al lavoro, va bene, allora secondo loro io dovrei stare muta e buona quando esprimono offese ad un corpo, ad un'associazione, a un simbolo della nazione. E dovrei stare zitta e buona perché me lo ordinano loro. Vede, io sono nata libera, direttore. Certo. E soprattutto sono nata fiera di essere parte di questa storia degli alpini. E quando qualcuno pensa di infamarla, sappia che mi troverà sempre duramente, duramente schierata. E mi interessa poco che queste anime belle, un po' ipocrite, facciano la difesa della donna a spot. Perché quando abbiamo utero in affitto, madri povere costrette a vendere il proprio corpo e il proprio figlio, queste signore stanno zitte. Allora io faccio l'assessore alle pari opportunità, al lavoro, alla formazione, all'istruzione, tenendo ben chiara che c'è la dignità della persona. Vale anche per tutto questo fango che sta muovendo e per il quale secondo loro io dovrei dire acriticamente che ci sono state centinaia di molestie solo perché l'hanno detto loro. Mi spiace, se ci saranno dei fatti, come ho detto e ripeto, dovranno essere verificati e la condanna va da sé evidentemente. Io oggi esprimo la solidarietà al corpo degli alpini perché conosco quello che rappresenta e trovo offensivo e gravissimo che delle signore che sono schierate politicamente dall'altra parte rispetto alla mia decidano che la verità è la loro. Comunico che non è così. E questa, buonasera, era Elena Donazzanna nella puntata di venerdì scorso, che era proprio stata incentrata su quanto l'assessore al lavoro e all'istruzione della Regione del Veneto aveva detto dopo le molestie degli alpini, le accuse di molestie agli alpini durante la durata nazionale di Rimini. E Elena Donazzana aveva detto: se mi fischiano dietro sono contenta, e lì ovviamente un polverone che è andato avanti, sta andando ancora avanti, perché da più parti si chiedono le dimissioni dell'assessore che ha risposto: non ci penso nemmeno. Ripartiamo da questo, perché sulla questione delle molestie degli alpini presunte o autentiche finora non c'è un'inchiesta che abbia fatto degli accertamenti veri e propri. Ovviamente abbiamo fatto ascolti straordinari dopo la durata nazionale di domenica a Rimini, e quindi per giorni si sta andando avanti ancora a parlarne. Ma partiamo soltanto da qui per poi andare sul lavoro, sul fatto che non si trova manodopera e che casomai è sul lavoro che ci sono anche molte molestie, che c'è il mobbing, ci sono tante situazioni davvero molto discutibili. Un altro fatto, oltre a quello che non si trova, che non si trovano camerieri, soprattutto parliamo di personale per i servizi, per il turismo, proprio in questo momento in cui ce n'è molto bisogno, c'è l'altra polemica sulle over 40, che un'imprenditrice, Elisabetta Franchi, ha detto di voler assumere perché, dice, hanno già fatto dei figli e si sono già separati. E anche lì, di tutto e di più. Ne parliamo perché abbiamo una puntata di Sole Signore questa sera, che saluto molto e che ringrazio, e che sono Helen Grandene, buonasera Helen. Buonasera, direttore. Dei lavoratori invisibili, parliamo di stagionali e quindi ne parliamo ancora anche stasera. Monica Balbinot di Più Europa, buonasera. Buonasera, direttore, grazie per l'invito. Assessore alla cultura nella giunta di Flavio Zanonato a Padova. Saluto e ringrazio l'assessore ai lavori pubblici di Venezia, Francesca Zaccariotto. Buonasera, direttore. Buonasera, assessore. Grazie molte. Raffaella Zanellato, che è vicepresidente di Confeder Contribuenti. Poi lo mettiamo anche nel sottopancia. Buonasera. Buonasera, buonasera. Grazie, a tutti. Raffaella, bentornata. E abbiamo anche in collegamento, le vedo già collegate, Anna Maria Bigon del Partito Democratico in Consiglio regionale. Buonasera.
Buonasera direttore, buonasera a tutti voi e anche alle colleghe che ci sono in studio e a tutti i telespettatori. Buonasera, vedo anche Erika Baldin. Buonasera. Buonasera a lei direttore, grazie dell'invito. Grazie molte e vedo anche Rachele Scarpa del Partito Democratico. Buonasera. Buonasera Rachele Scarpa. Buonasera, buonasera a tutte. Ecco, lì ho fatto un pasticcio io, dovrebbe esserci anche, ci sarà anche Eleonora Mosco della Lega a Padova, però l'avremo un po' più tardi perché abbiamo solo 3 Skype e ho fatto io un po' di confusione, ma intanto abbiamo due ore di spazio. Allora, siamo partiti da questo titolo, dicevo, perché se ne sta ancora parlando. E in particolare, avendo solo signore, volevo sentire la vostra opinione su quanto pesanti possano essere considerate queste molestie. Se vi dovesse capitare, se vi fischiassero dietro, sareste contente? E questo è un po' il titolo sulla scia di quello che ha detto, Elena Donazzana. Allora, Anna Maria Bigon. Beh, credo Donazzan sia contenta perché le fischiano dietro. Beh, insomma, ognuno la pensa come intende, come vuole. È che purtroppo lì, dalle dichiarazioni, ovviamente al momento sono solo dichiarazioni, non ci sono stati solo fischi, ma anche insomma altro. E quindi che si avvicinano molto di più delle molestie anche fisiche. Allora, da un punto di vista, io credo che effettivamente vanno accertate queste dichiarazioni e non c'è alcun dubbio. Poi qualcuno già ha fatto denuncia, per cui insomma sarà la magistratura. Ma indipendentemente da questo, io credo che l'atteggiamento nei confronti della donna sia e debba essere rispettoso. Non per questo occorre ovviamente dare scredito a una categoria, e ci mancherebbe altro. Forse la Donazzan sbaglia in punti, prima di tutto nel trattare le persone che non la pensano come lei in modo così vergognosamente sbagliato, perché insomma non è che se si riferiva al Partito Democratico, comunque a qualcuna che non è della sua parte, sicuramente mi metto dentro, e che dica che non parliamo quando ci sono donne che magari che hanno altre situazioni. Insomma, io credo che siamo le prime sempre a parlare e a difendere le donne, soprattutto nella parte in cui si trovano ad essere più deboli rispetto alle altre all'interno della società, e questo è un dato di fatto. Dopo è evidente che ognuno la pensa come vuole. Se lei si vuole fare fiscale ed è contenta, magari ringrazia, per carità, ognuno è libero di farlo. Ripeto, io non sarei proprio contenta, dipende poi dal modo, per carità, però ecco, sono dati oltre gli fischi. Per cui bisogna assolutamente difendere quella che è la dignità della donna e anche il rispetto. Dopodiché non si deve assolutamente condannare un'intera categoria, questo è altrettanto giusto, l'abbiamo sempre detto, ma che episodi che vanno oltre al fischio e anche che vanno oltre, che comunque ci sta all'interno magari delle molestie che sono considerate tali, io credo che devono essere assolutamente scriminate, e l'assessore avrebbe dovuto farlo, avrebbe dovuto prendere un'altra posizione, perché insomma al di là dell'atteggiamento lei comunque fa parte del genere femminile e io credo che dovremmo difendere, ma non per questo, perché se è donna dobbiamo difendere tutti, perché mi trovo a volte magari a dover criticare delle posizioni che prendono, che non sono assolutamente le mie, però tutte e comunque all'interno di un rispetto, di una dignità, perché se da una parte si parla di dignità, e caspita, questa è dignità, uno non si deve permettere di toccarmi assolutamente senza il mio permesso, poi dipende dagli atteggiamenti, e certo. Chiarissima. Allora, tanti sms, tanti whatsapp, potete mandarli su questo ed altri argomenti, ovviamente come sempre a Fox. Allora, assessore Zaccariotto, qualcuno sostiene che si è, anzi qualcuno, sono in molti a sostenere che si è esagerato con gli alpini, si è strumentalizzata una vicenda, diceva Elena Donazzan, gli alpini sono sempre stati, hanno regalato migliaia di ore di lavoro, perché proprio sono, molti loro fanno volontariato, aiutano, e quindi molti dicono è ingiusto classificarli come molestatori quando non si sa ancora bene se queste dichiarazioni, queste urla, questi insulti siano arrivati da alpini o da presunti alpini, no? Perché c'era anche gente, 400.000 persone, non erano soltanto penne nere quella sera. Ma cosa ne pensa comunque, al di là del fatto
di quanto ha detto Elena Donazzan, insomma, se che una donna dovrebbe non irritarsi più di tanto se qualcuno le dice sei bella, amore mio, eccetera, eccetera. Sì, allora, il pensiero che ho verso gli alpini, insomma, credo che vada a loro riconosciuto quello che è il valore, quello che è il lavoro, quello che è il loro impegno e per quanto rappresentano, no, per tutti noi. E quindi chiederei un po' di prudenza su questo. E, dopodiché mi pare ovvio che ogni persona, uomo o donna, va rispettato e quindi l'insulto, l'offesa, insomma, vale sia se sono una donna sia se sono un uomo. Un fischio comunque mi imbarazza, nel senso che dopo può essere anche il fischio di apprezzamento, se vogliamo, no? O altrimenti può essere anche un fischio di offesa. Ecco, dipende dalle circostanze. Esatto, insomma, dipende, no? Ovviamente dalle circostanze. Ecco. Poi, ripeto, ci sono delle persone che possono esprimere degli apprezzamenti in tono eccessivo, altri che possono farli in maniera più dolce. Ecco, cercherei di stare un attimo cauta nel dare questi giudizi, poi insomma adesso lascerei che il tutto faccia il suo corso e chi ha il ruolo di verificare quello che è accaduto lo verifichi senza prendere, voglio dire, gli alpini come corpo con il suo valore nella loro complessità, perché è un'offesa al corpo stesso, insomma, ecco, degli alpini. Penso che la donazione anche quando dice che effettivamente no, bisognerebbe che questa sensibilità e questa attenzione fosse sempre espressa nei confronti delle donne, condivido questo suo pensiero, ecco, perché molte volte trascuriamo alcune offese o tali e tendiamo invece a cavalcare cose che fanno più clamore, molte volte anche strumentalizzandole. Come mio parere rimane che comunque offesa, uomo o donna che sia, non va assolutamente mai accolto. Credo che ci siano comunque situazioni che abbiamo vissuto, io lo dico anche come donna, che molto probabilmente avrebbero meritato da parte delle donne, indipendentemente anche dall'appartenenza politica o di categorie, che le donne fossero difese. Molto probabilmente, se noi siamo ancora in queste condizioni, perché io non mi sento che viviamo in una situazione di pari opportunità, perché lo verifichiamo in moltissime occasioni, forse è dato anche dal fatto che tra noi donne stesse non abbiamo quella solidarietà, quella disponibilità che a volte dimostriamo più a parole che non con i fatti. Allora vi ricordo che poi avremo anche Eleonora Mosco, consigliere comunale della Lega a Padova. Verso le 23 avremo in studio il professor Mario Bertolissi, costituzionalista, che spiegherà che cosa sono i 5 referendum sulla giustizia per i quali siamo chiamati a votare il 12 giugno, insieme ovviamente al voto per le amministrative. Allora, intanto sentiamo Erika Baldin sullo stesso argomento, no? Su questo polverone. Io credo che, come diceva anche Francesca Zaccariotto prima, le molestie vadano valutate non solo in occasione di grandi kermesse come questa, perché le molestie sono molestie anche domestiche, sono molestie sul lavoro, dove molte donne vengono importunate, mobbizzate, insultate, per cui sono tutti atteggiamenti, comportamenti da stroncare e credo che purtroppo non si possano soltanto riscontrare e condannare in occasione di grandi manifestazioni popolari come è stata quella di Rimini. Ci sono molestie anche psicologiche molto gravi, molto pesanti, che andrebbero proprio colpite e credo si sta cercando di fare qualcosa per colpire chiunque venga, soprattutto i più deboli, chiunque venga
in qualche modo aggredito e danneggiato. Parliamo anche di bullismo, è un'ampia, c'è un grosso campionario di reati che andrebbero colpiti. Prego Baldin. Io la ringrazio direttore per queste sue parole e devo dire che frasi di questo genere, quelle che possono essere appunto definite apprezzamenti, dei complimenti, oppure anche insomma fischi o il famoso catcalling che adesso abbiamo sì. imparato tutti a capire insomma cosa significa, insomma ognuno di noi le interpreta a modo proprio, c'è cioè chi ha una sensibilità maggiore o minore. A me sinceramente non fa di certo piacere essere fischiata per strada, e poi sempre dipende da chi. Comunque, a parte la battuta, sul caso dell'assessore, sinceramente secondo me sono parole assolutamente fuori luogo. Ma tra l'altro la stessa assessore dice appunto nell'intervista che abbiamo sentito che i fatti vanno appunto verificati. Quindi se i fatti vanno verificati, perché ci si deve in qualche modo esporre prima del tempo, prima di capire come effettivamente sono andate le cose, difendendo o condannando? Io non da nessuna delle due parti, dico semplicemente che prima di espormi devo capire come sono andate effettivamente le cose, se ci sono state delle molestie, in quali dimensioni, e se ci sono state credo che i colpevoli vadano puniti. Ovviamente non si può fare di tutta un'erba un fascio, non si può condannare a priori né santificare a priori, quindi dal mio punto di vista, ripeto, vanno accertati i colpevoli, se ci sono stati, quanti sono stati, e dal mio punto di vista, continuo a dire, la manifestazione degli alpini può continuare, perché non possiamo permetterci che per una mela marcia si butti via tutto il cesto. Questa non la ritengo, diciamo, una cosa di buon senso. Poi invece sulle parole dell'assessore stendiamo un velo pietoso. Allora, tantissimi sms, mi fate vedere l'ultimo, diceva su il presidente Zaia. Zaia pensa che non abbia da prendere lezioni da Possamai sulla sanità, c'è anche la guerra sulla sanità, no? A proposito di polveroni. Allora vediamo, prima di andare da Monica Balbinot, vediamo un servizio da Rimini, sempre in questo caso sono gli albergatori di Rimini che in qualche modo parlano in maniera così, cercano delle attenuanti o comunque in maniera solidale per le penne nere. Vediamo. Una profonda gratitudine per l'atmosfera che la Dunata ha saputo regalare al territorio. Mittente Giosuè Salomone, direttore dell'associazione Riviera Sicura, che guida gli albergatori e operatori turistici della Riviera Romagnola. Una lettera che da Rimini arriva nella Marca Trevigiana direttamente al numero uno nazionale delle penne nere, Sebastiano Favero. Per dire basta alle polemiche, una settimana dopo l'inizio di una bufera che gli alpini non dimenticheranno, tra accuse di presunte molestie, attacchi incrociati della politica e richieste di sospensione della Dunata. Di condotta irreprensibile e spirito gioioso e aperto parlano gli albergatori che continuano. Vogliamo dissociarci da polemiche e dichiarazioni di tante realtà che, probabilmente per mera voglia di visibilità gratuita, hanno voluto confondere la pura goliardia con comportamenti non consoni o molesti. Pur non escludendo che possano esserci stati sporadici episodi spiacevoli, che ovviamente condanniamo, è parere unanime della categoria che la condotta dei partecipanti sia stata impeccabile. Nei nostri 200 hotel che hanno accolto gli alpini, conclude l'associazione, si è respirata soltanto aria di festa che saremmo felici di riavere a Rimini. Credo che questa sia la parola fine alle polemiche e alla strumentalizzazione, perché proprio gli operatori, proprio coloro che conoscono peraltro i turisti e il turismo, riconoscono un clima di festa, un bel modo di fare. E quindi io spero che queste polemiche finiscano, perché è assurdo che per qualche caso, che se c'è, se ci sarà, certamente ci sarà stato, e come dico sempre è tutto da verificare che siano alpini quelli, perché io ho visto già la Dunata di Bassano, già quella di Asiago, anche quella di Treviso, qualcuno che comprava il cappello finto, perché si vede un occhio che conosce, lo riconosce, e poi ecco, non sapere che quelli siano alpini. Per qualche caso non si possono demonizzare 350.000 penne nere. Che stanno a zero. Per me le polemiche sono sempre state a zero, ho sempre condannato invece la strumentalizzazione. Questa è molto grave.
Allora, intanto 12.000 firme raccolte in una petizione che ha come obiettivo quello di sospendere le donate per 2 anni. Su questo i governatori Zaia e Federica hanno detto giù le mani dalle donate, ci mancherebbe altro, insomma, però c'è uno scontro anche politico. Monica Valvino, oltretutto penso al problema della sicurezza a Padova, che è un problema che c'è da sempre, come in tutte le grandi città, e quindi insomma gesti di violenza anche diffusa, ormai siamo abituati nelle grandi e nelle piccole città. No? Direi che a Padova non più che in tutte le altre città. Sì. Ma a me francamente sembra che si continuino a sovrapporre due temi, cioè io non riesco a capire se stiamo parlando degli alpini e dell'integrità del corpo o se stiamo parlando delle molestie, perché sono due cose diverse. Io temo che all'assessore Donazzan la questione sia un po' sfuggita di mano, forse è uscita quella battuta e poi è stato tutto un rincorrere a giustificarla, perché lei era in realtà, come dire, aveva puntato il suo obiettivo agli alpini, però... Oggettivamente adesso gli alpini saranno anche serviti a fare i titoli, però stiamo parlando di una manifestazione dove mi sembra sono usciti i numeri, fossero presenti 90.000 alpini e complessivamente 400.000 persone, sì. Quindi voglio dire il clima sicuramente anche è andato oltre, ma a me sembra che invece questi episodi che poco hanno a che fare, questo è quello che penso, con gli alpini, in realtà siano una buona occasione per affrontare un tema che poco si affronta e che secondo me è urgentissimo, che è quello delle molestie. Ora, nel dire questo purtroppo, cioè nel voler a tutti i costi e forzatamente definire una linea al di qua della quale tutto sommato va considerato apprezzamento e oltre il quale va considerato molestia, francamente è innanzitutto un atteggiamento irrispettoso secondo me di moltissime donne che vivono nella paura per strada, vivono nella paura dentro le proprie abitazioni, vivono nella paura e subiscono discriminazioni nel posto di lavoro, che sono strette dentro stereotipi che poco appartengono loro. Quindi tutto questo per dire che io credo che una battuta, non esiste un limite, un apprezzamento può essere anche taciuto, può essere fatto espresso in modo rispettoso, non stiamo parlando di questo. Una battuta, un fischio, un dire a una ragazza che sta semplicemente facendo il suo lavoro dietro un bancone di un bar ti porterei sotto la doccia, adesso francamente non possiamo considerarlo un apprezzamento. E secondo me io sono anche stanca, perché mi è capitato più volte in questi giorni, come a tutti noi, di partecipare a questi dibattiti, che mi si chieda qual è francamente il limite, o comunque viene sempre ricordato che esistono condotte più gravi, che lo stupro è più grave, che l'omicidio è più grave, però dobbiamo anche ragionare in termini di prevenzione, e la prevenzione passa anche per per avere il coraggio di dire che queste condotte sono sbagliate. Non è, voglio dire, l'assessore Donazzan sarà anche una donna adulta, matura e sufficientemente attrezzata per reagire anche a un fischio che le viene rivolto per strada, ma non è detto che il destinatario del fischio non possa essere magari una ragazzina che dimostra 20 anni ma magari ne ha 14, che è molto più fragile, e che francamente da quel banale, secondo l'assessore Donazzan, fischio magari poi porta con sé una paura e tutta una serie di altri disagi, questo da un lato. Dall'altro c'è anche un problema di fare prevenzione verso la violenza. La violenza è un tema serissimo che si sta aggravando, che sta diventando una vera emergenza della nostra società, che i 2 anni che abbiamo appena vissuto di chiusura hanno esasperato a livelli, lo ricordava lei, no? Ma anche fra i giovani e anche fra i giovanissimi, tutti questi fenomeni delle bande giovanili, ma a tutti noi credo che capiti per strada, no? Di incontrare chi semplicemente a seguito di un sorpasso, di una piccola, che ne so,
ti aggredisca con toni che, ecco. Torno al tema delle molestie e delle battute poco felici. Non si tratta di battute poco felici. Io credo che per affrontare seriamente il tema delle violenze, fino anche arrivare al femminicidio, sia indispensabile partire dalla prevenzione. La prevenzione parte e deve passare necessariamente anche per attraverso insomma quell'individuazione di queste condotte e attraverso bisogna insomma avere il coraggio di dire che anche queste condotte sono sbagliate. Sì, ma chiunque di noi, voglio dire, ha avuto un fischio in termini di apprezzamento, cioè è altrettanto vero che quello che una volta veniva colto tra virgolette come apprezzamento, se vuoi anche come esagerazione nell'esprimerlo, oggi invece viene letto con una chiave assolutamente tra virgolette di pericolo. Quindi è vero la prevenzione, però attenzione, voglio dire, no, nel senso che credo che anche magari ad una donna, ad una ragazza, l'espressione di un complimento, ma che bella che sei, che belle gambe che hai, ti porterei fuori, cioè voglio dire, adesso non andiamo a strumentalizzare ogni parola perché costituisce tra virgolette pericolo ad una violenza, quindi bisogna anche riportare un po' di equilibrio, perché fa paura anche questo per i giovani. Quindi non ho capito cosa fa paura per i giovani. Mi pare che rischiamo di confondere, no, una parola, un gesto con quella che può essere la violenza. La violenza, secondo me, è nascosta. Esatto, da altro, quindi per carità. No, guardi, perché, guardi che se credo che adesso uno dice, ma che belle gambe che hai, no, non venga segnalato, allora, perché innanzitutto questo è proprio un modo sbagliato di affrontare la questione, perché nel 99% dei casi di femminicidio tutti i conoscenti e la stretta cerchia di amicizie del reo dichiara che si trattava di persona assolutamente insospettabile, che mai aveva manifestato. Non c'entra niente questo con il fatto, però non c'entra con il fatto. Voglio dire, non ha niente a che fare. Vogliamo condannare una cultura per cui la donna deve essere oggetto per forza? Potrebbe anche essere l'uomo però oggetto. Certo, assolutamente. Non parliamo solo di donne, ci sono anche uomini. Io ho detto che non deve essere così. Non sono qua a difendere le cose, però io penso che sono d'accordissimo. C'è la donna, ma anche l'uomo oggetto. Il problema è che se ne pesa 9 a 1, lei ha mai subito violenza? Violenza in sì, che senso? Violenza fisica, psicologica, allora, lei l'ha mai subita? Posso non rispondere? Certo. Non preferisco certo. Non rispondere perché entriamo certo. Allora io le dico una cosa, io ho subito sia violenza certo. fisica che violenza psicologica. Credo okay, non quindi sia io sola. Penso, e allora? Non mi vergogno a dirlo, tranquillamente, io penso che sia ben altro quando si parla di violenza sulle donne, ci sia molto altro sotto. In che senso, Helen? Nel senso che un fischio, cioè a me sinceramente a prescindere che sono sincera, l'ho saputo adesso quello che è successo perché sto lavorando e praticamente il mio tempo è al lavoro e quando vengo a casa non ho tempo neanche per guardare la televisione, quindi non lo sapevo, l'ho saputo qua adesso. A prescindere che io adoro il corpo degli alpini, perché li adoro, da cadorina, quindi li adoro. Non so cosa era successo a Rimini, l'ho scoperto qui da lei. Io penso che se a me un uomo mi fischia, se è fatto non è fatto in maniera, come si può dire, cattiva, lo avverti se la cosa è data in maniera dispregiativa oppure è un apprezzamento. Se un uomo mi fischia dietro perché mi fa un apprezzamento, a me mi fa star bene, cioè anche autostima, dico guarda, un uomo che mi fischia o che mi fa un complimento fa altro che andare ad aumentare la mia autostima. Logico che se avverto che c'è qualcosa che non va, sono la prima, se ho un bastone vicino, a tirargli una bastonata sulle gambe. Perché a me è successo. Io non ho paura a dirlo. Io sono stata vittima di violenze. Ma non violenze semplici. Io le ho passate. Non ho paura a dirlo, non mi vergogno a dirlo. E vi posso garantire che le violenze sulle donne sono ben altro. E queste violenze qua le ho subite quando avevo 20 anni, 20, 22 anni. Adesso ne ho 47. Ma e mi porto dietro ancora tutto quello che ho subito a 20 anni.
me lo sto portando ancora dietro, tante cose non le ho ancora risolte. Beh, non quando siamo... ho subito queste violenze, non sembra. No, non stiamo dicendo cose diverse, io sto solo rivendicando il fatto... Io sto solo dicendo che non strumentiamo, non diamo un messaggio sbagliato alle persone che ci guardano, perché ci sono ragazze e ragazzine che ci guardano. Poi cosa possono pensare? Attenzione, che devono imparare da piccoli a rispettare l'altro, che sia uomo, che sia donna. Certo, voglio dire, rivendico la libertà che devono avere le mie figlie adolescenti di girare per strada senza essere... fischiate, senza essere fermate da persone che facciano apprezzamenti sulle loro curve e sul loro corpo. Ma francamente, signora, perché ma questo a nella ragione di ipotesi generata, ma non è 70. Che perché non se sono sta... fischiava dietro, se io vado in giro, scusi, se mi permetto, con le chiappe al vento, che adesso c'hanno gli shortini, che no, mi vedi, guardi, anche le chiappe, guardi, fermiamoci davvero, perché alle ragazze, perché ognuno è libero di andare come vuole, c'è uno gli fischia dietro perché no, vuole un apprezzamento, sì, no, se si avverte che c'è qualcosa che non va, sono la prima ad accusare. Ma se è un apprezzamento, no, io sinceramente è anche un fattore di autostima. Mi farebbe piacere, sinceramente, se è apprezzato. Io penso se che tutto se questo è contrario, serve. No, io do col bastone sulle gambe. Ma io penso che io ho subito la violenza, so bene cosa significa violenza. Sì, ma io so cioè, che io non posso che provare grande solidarietà per lei, glielo non dico sinceramente. E quando sento queste cose, a me mi vengono i brividi, perché parlo persone che non sanno nemmeno cosa significa aver subito violenza. Allora, scusate, sentiamo Rachele Scarpa, Rachele Scarpa del Partito Democratico. Sì, grazie, direttore. Cercherò di nascondere il mio disappunto verso la discussione che sta venendo fatta. Allora, io volevo dire una cosa. A me non fa piacere quando mi fischiano e voglio spiegare perché. Quando si tratta di violenza di genere, violenza che le donne subiscono, io me la immagino sempre come una piramide. Una piramide che ha sia al vertice le botte, la violenza fisica, gli insulti, la violenza psicologica, i maltrattamenti, lo stupro, quelle cose orribili che centinaia di donne subiscono ogni giorno. Ogni giorno, guardi, chiedo di non interrompermi. Sì, 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 prego, vada avanti, se no se vi sovrapponete poi... Al vertice quei comportamenti molto gravi e alla base dei comportamenti che culturalmente creano l'humus, il terreno per i comportamenti più gravi per esistere. Un certo tipo di complimenti sono la base della piramide e voglio spiegarle perché. Semplicemente perché quei complimenti che vengono fatti, e sappiamo di quali complimenti stiamo parlando, non credo che sia necessario specificare che non tutti i complimenti sono... Scusa, tu l'hai mai avuti questi complimenti qua? Non credo che sia necessario qua. Specificarlo. Sappiamo benissimo, perché siamo tutte donne e l'abbiamo tutte subito, tutte, almeno il 97% statisticamente, che sono un problema quei complimenti. Quei complimenti dicono: io del tuo corpo, se volessi, potrei farmene quello che voglio. Guarda, e questo è il tuo personale, mi sa. Non mi interrompa. Questo è il problema profondamente culturale che c'è dietro. Ora voglio dire un'altra cosa. Un'assessora regionale, un'assessora che ha la delega alle pari opportunità e che ha la delega all'istruzione, che nel momento in cui ci sono centinaia di segnalazioni che arrivano da una città e ce ne arrivano centinaia ogni anno, che siano denunce o meno ufficiali, poco conta, perché sappiamo bene che le vittime di violenza spesso faticano a denunciare, soprattutto in situazioni così confusionarie, che in una situazione del genere, che mi immagino io se mi ci trovassi, in una situazione di folla, ok, di folla di grande adunata, che sia degli alpini o meno, mi interessa anche piuttosto poco, che la prima cosa che si preoccupa di fare l'assessore regionale alle pari opportunità sia quella di difendere a spada tratta tutta la manifestazione dove delle violenze evidentemente ci sono state, solo perché ha interesse a tutelare il nome della divisa, a me mi fa sentire insicura nella mia regione. Penso, se mi succedesse domani di venire molestata nella mia città, la politica da che parte sarebbe? Non sarebbe dalla mia parte. E glielo dico anche perché questa è un'assessore all'istruzione che nei
quanti sono 20 anni che è seduta su quella poltrona, non ha mai investito un euro per pensare un'educazione sessuale o dal rispetto o qualcosa che fin dalle scuole insegni ai ragazzi che si possono fare dei complimenti anche in modo un po' meno viscido di quelli che subiamo ogni giorno, perché a me non è mai successo di fare un complimento viscido come quelli che subisco regolarmente a un uomo, ed è una situazione che evidentemente è culturale, non è colpa dei singoli uomini, non è colpa delle persone che riflettono questi atteggiamenti, ma è un problema educativo profondo. Un'assessora che su questo non ha mai investito un euro, che non ha mai investito un euro per veramente arginare la violenza. I centri antiviolenza stanno chiudendo in tutto il territorio e le donne fanno fatica a cercare aiuto. Sentirmi ma da questa persona. Non è vero questo. No, ma non è vero. Non è vero, non deve dire queste cose. No, non deve dare queste informazioni. Sono sbagliate. No, non è vero, non è vero. Non è vero, vede? Sto facendo perché la Donazzana è una donna, molto probabilmente se fosse un uomo non parlerebbe in queste maniere. Posso applaudire? E avrebbe un minimo di rispetto, perché non è vero quello che lei sta dicendo, e lo dico da amministratore, non è vero quello che lei sta dicendo rispetto ai centri per la violenza alle donne, non è vero, e lei sta esprimendo, ma guardi, anche solo con l'espressione del suo viso ha capito, una tale aggressività, ma perché molto probabilmente si parla di un assessore donna, se fosse un assessore maschio le porterebbe un po' di rispetto, mi permetta. Ma cosa dice? Ma certo che lo dico, si sta esprimendo con un tono, un'aggressività visiva e verbale, dicendo cose non corrette che io non lo trovo giusto. Va bene, dai, facciamo le galline che così ci piacciamo di più. Sono furiosa. Furiosa, ma non si vede, scusa, non si vede, ma non capisco. Scusi, lei è stata vittima di violenza. Ma non si vede, stia tranquilla, stiamo. No, lei risponda alla mia domanda. Io adesso le faccio una. Lei è stata vittima di violenze? La mia è una domanda. Ha subito violenza? Beh, non è tenuta a rispondere. Non è tenuta a rispondere, però vediamo, visto che è così arrabbiata, almeno capiamo perché. Lei non può accusare un corpo degli alpini che ha fatto tantissimo per l'Italia solamente perché magari due ragazzi all'interno della manifestazione hanno toccato il sedere o hanno fatto qualcos'altro, adesso io non lo so perché non l'ho visto, ma io l'ho detto che non l'ho visto. Ora dico questa cosa qua, se lei che si arrabbia così tanto mi dice che lei ha detto che non è vero che danno del supporto, le posso garantire che se lei chiama il numero rosa le rispondono subito e nel giro penso di meno due, in base al problema che ha, nel giro di un giorno massimo due la fanno incontrare con uno psicologo. Lei prima di parlare deve sapere e capire, perché non è vero quello che sta dicendo. Io l'ho fatto, ho chiamato e ho avuto tutto quello che dovevo avere, perché è vero queste cose qui. Ora lei, le sto dicendo, lei non è tenuta a rispondermi, io non ho avuto problema ad ammettere il mio vissuto e ho denunciato, ho fatto quello che ci sono. È vero che ci sono donne che non denunciano la violenza perché hanno paura, le ricordo che ci sono donne, no, mi lasci parlare me adesso, io l'ho lasciata parlare. Le ricordo che ci sono donne che non subiscono violenza solamente andando a una manifestazione, ma subiscono violenza nel posto del lavoro e è peggio, e parlo anche di violenza psicologica, che forse lei non sa nemmeno cosa significa essere sottoposta a violenza psicologica. Bravissima, bravissima. Ok? La violenza psicologica è peggio di uno stupro. Per parlare di quella di tutte. E mi dispiace, ma non delle volte. No, lei lasci parlare, lei ha chiesto rispetto, no, e adesso rispetto per chi parla. Adesso sentiamo anche Raffaella Zanellato, anche per capire nel mondo del lavoro delle imprese, lei è vicepresidente di Confederazione Contribuenti e si occupa dei bilanci delle aziende, aiuta gli imprenditori che si trovano in difficoltà e hanno problemi con le banche, con il credito. Che la sua esperienza cosa le dice, Raffaella, da questo punto di vista, a prescindere dagli alpini, perché poi la cosa è deflagrata con gli alpini, ma la violenza domestica negli ambienti del lavoro, per la strada, è ormai molto diffusa, no? Quindi... Sì, io oltretutto ho anche delle aziende prettamente maschili e quindi ho a che fare molto spesso con gli uomini.
che sicuramente mi hanno fatto complimenti, fischi, apprezzamenti, probabilmente anche pesanti, ma io personalmente ho dato il giusto peso, nel senso che ho detto vabbè, finché sono parole in realtà non mi creano grossi problemi, a differenza di altre persone che magari non esternano ma fanno psicologicamente, come diceva lei. Io ho dovuto denunciare una persona per stalking che era affetta da disturbo bipolare e non faceva nessun apprezzamento pesante, ma nelle conversazioni creava una sorta di peso psicologico per il quale era pesante dover, tra virgolette, avere a che fare con questa persona che purtroppo avevo a che fare abbastanza spesso. Poi la denuncia non ha avuto esito perché la procura ha detto che, essendo malato, non poteva essere imputabile, però ripeto, era più pericoloso quel soggetto rispetto ad altre persone che magari ti fanno l'apprezzamento per le gambe o, esatto, o quant'altro. Io poi personalmente sono donna, ma non mi sento per niente debole e quindi forse parto avvantaggiata, nel senso che degli uomini non ho particolarmente paura, a meno che non mi trovi in un contesto di essere sola, al buio, senza persone, in un sottopasso non illuminato. Allora evidentemente lì la fa da padrone la forza fisica e quindi è chiaro che in quanto donna difficilmente riesco a tenere testa. Comunque, come diceva Teresa Zaccariotto, credo che bisogna dare il giusto peso alle cose. E per dare un'interpretazione a quello che diceva la donna Zanna, lei cercava di alleggerire il contesto perché forse è stato abbastanza ingigantito, coinvolgendo persone che obiettivamente non c'entravano nulla. Cioè, è successo alla manifestazione degli alpini, ma poteva essere benissimo alla festa dell'unità o poteva essere benissimo a qualunque altra, esatto, manifestazione. Quindi ritengo sbagliato, forse la donazza ha sbagliato il modo di dire, ma per quello che la conosco l'intento penso fosse quello. Prima si accennava Elisabetta Franchi, che ha parlato lì della questione, è stata, sì, sì, aggredita brutalmente. Cioè, io da imprenditrice cioè capisco quello che lei ha detto, ma non è una forma di razzismo nei confronti delle donne giovani, ma è semplicemente una scelta aziendale, perché alla fine le aziende purtroppo devono fare i conti con quello che sono i costi. Io adesso ho una dipendente in maternità, questa ragazza che è bravissima, giustamente è il secondo bambino, si sta facendo la sua maternità, avrà il suo stipendio, avrà tutte le sue tutele, però a me il fatto che lei manchi, manca, quindi io devo sostituirla. È vero che poi lo stipendio della maternità viene rimborsato dall'INPS, ma cioè la difficoltà che ha un'azienda quando manca una persona, quando ci sono delle necessità, certo, quando si devono affrontare dei costi che purtroppo lo Stato non riesce a tagliare e si è davanti a degli incassi che lo Stato non ti permette di cambiare, ci si trova in una situazione in cui purtroppo bisogna fare delle scelte. Quindi da imprenditrice purtroppo posso capire i dipendenti, gli si va incontro, ma a un certo punto c'è la dura realtà, cioè o faccio delle scelte o salto, ma quando io sono saltata i dipendenti sono tutti a casa. Ecco, ricordiamo che Elisabetta Franchi poi era stata condannata per comportamenti antisindacali. Oltretutto vorrei ricordare che ha parlato di over 40 per posizioni di vertice, non parlava di assunzioni, diciamo, di normali impiegati. Dice: se devo nominare qualcuno tra i dirigenti preferisco averla oltre i 40 anni, e quello per poi ha aggiunto perché hanno già i figli, perché sono separate, quello avrebbe fatto meglio a non dirlo. Allora, e poi ci sono casi, non so, solo alla RAI secondo me, Dania Mondini è il collega con la flatulenza, i legali della giornalista RAI si è ribellata, cose che capitano, beh insomma, cose che capitano, pare che per ritorsione sia stata infilata in questa stanza dove c'è questo petomane, ruttomane, che
in pratica le ha devastato la sua vita professionale, perché deve stare con un personaggio. E allora ha fatto causa ai dirigenti della RAI e adesso i giudici si andrà a processo per verificare se effettivamente si è trattato di mobbing. Allora, a parte queste vicende veramente grottesche, Anna Maria Vigon, tornando al lavoro e al fatto che non si trova personale, cioè il dramma di questo momento è che negli alberghi, nei ristoranti, nei bar, ma non solo, anche nelle imprese, si cercano lavoratori, offresi lavoro e nessuno lo vuole, per modo di dire, perché tanti lo cercano, ma tanti preferiscono non dedicarsi ad un'attività, magari perché sono mantenuti dai genitori, altri dicono perché prendono il reddito di cittadinanza e gli va meglio così. Cosa ne pensa? Ma io credo che soprattutto giovani, tanti vanno via dall'Italia, vanno via dal Veneto, vanno in altri stati, spesso in Europa ma anche oltre, vanno anche in altre regioni. Se parliamo del Veneto, sicuramente hanno bisogno di sicurezza e stabilità, cosa che lavori ad esempio stagionali con importi abbastanza bassi, perché di fatto bisogna anche pensare che i contratti debbono essere assolutamente adeguati con gli stipendi, e credo che insomma lavorare magari 10-12 ore per 3 o 4 mesi o 5 mesi, quindi una stagione, è limitare le proprie possibilità di carriera, nello stesso tempo anche e non avere una disponibilità economica adeguata. Vero è che per quanto riguarda studenti andrebbe benissimo, però dobbiamo assolutamente rivedere la contrattazione. Da una parte abbiamo gli imprenditori in difficoltà, e questo lo possiamo capire perché di fatto insomma il costo del personale sappiamo che è elevato in Italia, lo sappiamo perfettamente. Dall'altra però noi dobbiamo pensare insomma anche agli stipendi, che devono essere adeguati, altrimenti non andiamo fuori. Non è questione di reddito di cittadinanza oppure di altri strumenti, noi siamo per il salario minimo, penso che sia una cosa che è a livello oltre che italiano, per cui dobbiamo garantire tutti e dobbiamo farlo. Sapevamo prima del Covid che avevamo tanti meridionali che venivano in Veneto, nel nord Italia, a lavorare, cosa che adesso non fanno più. Non fanno più perché? Perché a seguito anche di 2 anni di pandemia, insomma, i limiti territoriali hanno inciso anche su questo, e sicuramente lavoreranno presso i propri territori, insomma. No, non lavora. Ma io ho sentito contare. Beh, guarda, allora queste affermazioni però io le eviterei, ecco, le eviterei questi giudizi che vanno fuori luogo, soprattutto insomma da persone che dovrebbero avere anche un attimo di spessore di cultura. Io credo invece che dobbiamo pensare a vedere e trovare un'attrattività, ma guardate che non manca solo il personale nell'ambito turistico, ma anche il personale in tantissimi altri settori, quindi noi dobbiamo veramente fare una riforma che sia complessiva. Mancano tecnici, mancano periti, mancano medici, mancano infermieri, mancano operatori sociosanitari, abbiamo tutti i settori completamente sguarniti di personale, però un problema c'è, e questo nessuno lo può non ammettere, al di là dell'aspetto contrattuale, dell'attrattività che sicuramente manca, che vanno via tanti giovani, non hanno la possibilità di stabilizzarsi con una famiglia all'interno della nostra Italia. Dopo possiamo dire torto o ragione che tornino, che sia giusto o sbagliato, questa è una realtà. Molto chiara. Anna Maria Vigon, senta, la devo salutare perché ho fatto un errore col numero degli Skype e devo inserire Eleonora Mosco, per cui per par condicio devo liberare uno degli Skype. La ringrazio molto, Anna Maria. Arrivederci, grazie. A presto, noi poi ci vedremo il 23, il 31, insomma abbiamo già in calendario altre puntate. Grazie mille. Grazie molto, arrivederci. Allora, tra poco avremo Eleonora Mosco della Lega a Padova, vediamo intanto il servizio a proposito di mancanza di personale, poi ci sono anche le agitazioni, le aziende che chiudono, ci sono anche gli scioperi dei magistrati, in questo caso, che protestano contro la riforma Cartabia. Parleremo anche di questo con il professor Bertolissi verso le 23. Vediamo intanto lo sciopero dei magistrati in Veneto. Dopo quasi 20 anni dall'ultima volta, i magistrati incrociano le braccia e scioperano.
L'ANM, Associazione Nazionale Magistrati, contesta la riforma in discussione in Parlamento. Vogliono recuperare la fiducia dei cittadini, magistrati, e che il loro lavoro non venga valutato solo in base ai numeri. Quando io ho cominciato a lavorare nel lontano 1990, numerose erano le indagini in materia ambientale, rifiuti, inquinamento, infortuni sul lavoro, tutte quelle materie che davvero toccano la qualità della vita e i beni fondamentali dei cittadini. Queste indagini sono molto di meno perché rendono poco, come pure erano molte le indagini ad alto livello sul traffico internazionale organizzato di stupefacenti. Adesso processiamo i piccoletti, i pusher, facciamo numeri. Giudici, insomma, con la paura di essere valutati sui numeri. Si valuteranno i magistrati in base ai risultati di quella che è la loro attività, i pubblici ministeri in base al numero di condanne che otterranno, magari addirittura in base agli anni di galera che riusciranno ad ottenere, i giudici in base al numero di sentenze che verranno confermate nei gradi successivi. E tutto questo porterà il pubblico ministero a occuparsi soltanto dei casi sui quali va sul sicuro, senza fare inchieste scomode, inchieste coraggiose. Il pericolo dunque è che conti solo il numero di processi e quanto si spende. Di certo, per il buon funzionamento della giustizia, il cittadino ha diritto a risposte. Lo Stato deve garantire una giustizia rapida, con risorse adeguate e dirigenti che usino bene i fondi. Il tema delle risorse, perché molto spesso noi avvocati, il cittadino ci chiede se ha torto o ragione, quanto tempo ci vorrà per avere torto o ragione e quanto costerà avere torto o ragione. Spesso per noi è difficile dare una risposta. No a processi chiusi facendo finta che vada tutto bene, ma dare giustizia vera ai più deboli. L'impressione invece è che si punti a colpevolizzare i magistrati. Mirano soltanto ad addebitare alla magistratura le colpe del funzionamento della giustizia e questo, scusate, ma è assolutamente inaccettabile. Servizio di Federico Fusetti. Beh, poi parleremo con il professor Bertolissi anche del referendum che non è passato sulla responsabilità civile dei giudici. Molti hanno protestato perché dicono: ma se un giudice sbaglia deve pagare come tutti gli altri professionisti. Assessore, questa la valutazione del lavoro dei magistrati che ha provocato questo sciopero, secondo lei è giusta? Cioè è giusto anche valutare il lavoro di un giudice, oppure, come dicono loro, li si condiziona, li si porta a fare inchieste meno coraggiose? Cosa ne pensa? Ma io credo che oggi viviamo in una società dove tutti, anche professionalmente, veniamo valutati. Anche questa è una professione, quindi è un lavoro, quindi bisogna accettare anche questo rischio. C'è un dato oggettivo che effettivamente è solo una categoria che se sbaglia non paga. Questa è una grande verità. Si è dimostrato che il lavoro che hanno svolto è stato un lavoro condotto arriva, scusi, ho visto un messaggio: a causa di voi donne stanno diventando tutti gay. Ma dove vive? Diciamo che è una battuta, dai. Prego, assessore. Però, che ci ha fatto sorridere, quindi lo ringraziamo per questa battuta. Ecco, credo appunto che il grande dibattito sia proprio questo, no? Che non c'è l'assunzione della responsabilità di fronte all'evidenza di un errore che può aver fatto un magistrato, e quindi questa forma tra virgolette di garanzia, di tutela assoluta, insomma, mette tutti in grande difficoltà. E poi la giustizia ha dei grossi costi, e questi costi purtroppo sono tutti a carico del cittadino, che deve affrontare quello che è un percorso giuridico che purtroppo in questo nostro paese è anche molto molto lungo. Ecco, quindi io credo che anche la magistratura
magistratura debba avere questa necessità e debba accettarla, come se un ingegnere sbaglia risponde in prima persona, se un architetto sbaglia risponde in prima persona, se un medico sbaglia risponde in prima persona, quindi anche i magistrati devono rispondere in prima persona e devono accettare il giudizio di chi nel beneficiare del loro lavoro può anche lamentare eventuali danni che ha subito per un lavoro non condotto correttamente. Anche loro sbagliano. Allora, vedo e saluto Eleonora Mosco, grazie molte, grazie anche a lei, mi scusi grazie. Il disguido, ma avevamo uno Skype in meno per colpa mia, allora ho combinato questo pasticcio. Senta, allora abbiamo il titolo, abbiamo fatto partendo dalle molestie di cui sono stati accusati alcuni alpini nella donazione, abbiamo fatto il titolo, se vi fischiano dietro siete contente. Facevo riferimento anche a Monica Balbinotta a Padova, perché voi lavorate, fate politica a Padova e quindi chiedo anche a lei, insomma, la condizione delle donne a Padova come in tutte le altre grandi città dove la violenza è palpabile, la si vede, purtroppo la si riscontra ogni giorno con reati anche molto gravi. Qual è la situazione secondo lei, Mosco? Beh, io penso che debba essere rivista anche la città alla luce degli spazi pubblici, il contesto pubblico dentro il quale anche le donne sono costrette a vivere, oltre che a quelli privati. Per quanto attiene agli spazi privati, la situazione è grave, perché lo stesso centro antiviolenza di Padova ci dà dei dati drammatici, e cioè circa ogni giorno sono oltre 3 donne che si recano alla ricerca di aiuto presso il nostro centro donne antiviolenza. E poi sicuramente il fatto che il contesto anche urbano in cui viviamo non agevola una condizione di sicurezza che le donne meriterebbero. I dati, le classifiche anche del Sole 24 Ore riporta Padova in fondo alla classifica sulla sicurezza e al 33esimo posto poi per quanto riguarda la qualità della vita, quindi certamente c'è molto da fare per ripristinare anche un contesto urbano dentro la quale la donna possa essere serena nel poter vivere la città, poter trascorrere e poter passeggiare di notte o anche solo nel tardo pomeriggio, le signore anziane di poter andare a fare la spesa anche la mattina senza il rischio di poter essere aggredite. Vede, poi su Padova, quando c'è un problema in generale, il primo passo per poterlo affrontare è certamente prenderne coscienza e essere consapevoli che il problema esiste e che va risolto. Quando invece in questi anni abbiamo continuato ad ascoltare che il problema della sicurezza era un problema di percezione, non di realtà, quando le testimonianze dei cittadini oggi sono purtroppo ogni giorno sulla stampa e non solo, e quindi si tenta di ridimensionarlo, si fa il male della città e non il bene. Quindi prendere consapevolezza che oggi l'insicurezza per tante ragazze è un dato di fatto è un primo passo per poter poi volerlo risolvere. Monica Balbinotti, su questo? Ma no, io su questo francamente adesso la collega ha messo insieme tantissime cose che però andrebbero analizzate distintamente. Allora, prima di tutto non è vero che Padova è una città con un tasso di criminalità più alto della media. Penso sia assolutamente allineato a tutte le città di pari dimensioni. Almeno questi sono i numeri che io poi, tra l'altro, adesso stiamo anche un po' entrando, no, in un dibattito che ci porta verso il cambio dell'amministrazione, per cui questi argomenti sono sempre... Io mi sono anche un po' informata, francamente i dati, cioè non è, a Padova non esiste un'emergenza criminalità, esiste la criminalità come esiste in tutte le città, ok? Però assolutamente nella media. La statistica a cui faceva riferimento, quella pubblicata da Sole 24 Ore, in realtà dice una cosa diversa, cioè mette al 107esimo posto, lo ricordo perché ho avuto occasione di confrontarmi su questo, Padova,
nella classifica dei reati legati agli stupefacenti, ok? Allora, questa è una cosa che andrebbe analizzata con un po' di rigore, nel senso che, allora, se stessimo parlando di omicidi, furti nelle case, quelli sono fatti, ok? I reati che hanno a che fare con gli stupefacenti si registrano e vengono monitorati in base al numero di arresti o al numero di sequestri che vengono fatti. Allora, la signora Mosco dovrebbe insegnarmi che se a Padova vengono fatti più arresti o più sequestri di sostanze stupefacenti rispetto ad un'altra città, non significa necessariamente che si spacci più droga, ma forse che il territorio è più controllato e le forze dell'ordine sono più efficienti, per fortuna, nel nostro territorio. Questa è una lettura, consentitemi, oggettiva. Detto questo, torniamo invece a un tema che mi sta molto a cuore. No, ma per... sorride, dopo, volentieri ascolto la sua replica. Torniamo al tema invece che mi sta molto a cuore, che è quello della violenza verso le donne. E anche poi che è stato anche il tema che ha introdotto questo nostro dibattito. Quello che a me piacerebbe riuscire a far passare è un messaggio, cioè un ragionamento che va oltre la pancia o l'istinto anche, no? Perché io ascolto tutte queste donne lusingate da apprezzamenti che ricevono a destra e a manca, da sconosciuti, eccetera, ma francamente non riesco a capire, voglio dire, secondo me è davvero importante, lo diceva bene Eleonora Mosco, purtroppo i fatti che riguardano la violenza sulle donne sono in aumento. A Padova 3 denunce al giorno. Allora, prendiamo atto che questa è un problema, è diventata un'emergenza che sta crescendo bene. Perché sta crescendo? Lo sappiamo tutti, c'è comunque anche le abitudini, le donne sono più autonome, rivendicano maggiore indipendenza, lavorano, difficilmente l'uomo, il compagno riesce a accettare questa... Le donne hanno il coraggio anche a volte, oggi più di prima, di interrompere magari relazioni che non sono più solidali, insomma, dove non c'è più armonia, ma insomma, ma diventano più conflittuali, e questo spesso non viene accettato invece dalla parte maschile della coppia, bene, e alla fine sfocia in questi eccessi che si chiamano omicidi certe volte, violenze di vario genere che riguardano la compagna, i figli, eccetera, bene. Di fronte a questa emergenza vogliamo pensare di iniziare a fare seriamente prevenzione, se lo vogliamo risolvere, o vogliamo solo prenderne atto? Bene, allora la prevenzione dobbiamo ammettere che passa per l'educazione, che passa per anche indicare quali sono le condotte che apparentemente sembrano più innocue e banali, ma che indicano una cultura che va in una direzione e che deve essere cambiata, perché no. Il mondo è cambiato, no, una volta guarda... c'era un contesto familiare, sociale che ammorbidiva un po' questi eccessi. Se leggi i commenti delle persone che hanno scritto, sì, no, ma io li leggo, anche cerco uomini, perché vedo male, ma si stanno preoccupando perché sembrate esagerate, perché io ho detto sono d'accordo con anche lei, io sono d'accordo limite, con lei. No, ma io sono l'unica che è sentivo prima la signora del PD che non vi ricordo. Volevo rispondere anche alla signora del PD. L'unica cosa su questo, smettiamo di dire che è una cosa di destra o di sinistra del PD, della Lega, cosa c'entra? Ma cosa c'entra la politica? Non so come si chiama, ho solo detto la signora del PD che è andata via. Anna Maria Bigò. No, ma perché alla fine stiamo parlando di una cosa seria, ma la ridicolizziamo, la banalizziamo, che noi forse la banalizziamo seriamente, perché sembriamo quattro galline, mi ci metto esatto, no, no, adesso. Scusi, assessore, posso chiedere una cosa? Allora, io poi penso torniamo da Erika Baldin tra poco, prego. Io penso una cosa, dopo magari sbaglierò anche a pensarla. Ma c'è l'uomo e la donna, come ci sono gli apprezzamenti, come gli uomini fanno gli apprezzamenti alle donne, anche noi donne facciamo gli apprezzamenti agli uomini. È da quando è il mondo che ci sono queste cose qua. A me non l'ha mai se adesso fatto. Se adesso vogliamo dire. A me non mi ha mai fatto nessuno. No, direttore, ma per piacere. Non lo so, io non ho mai. Allora avuto... possiamo fischiarle noi adesso. Ma io sì, francamente non me ne farei un problema. Si offende? No, non mi offendo. Allora, no, ma la mia è stata una. Cioè, a questo punto io mi chiedo una cosa,
Tutti quanti, perché non so cosa fischiamo, adesso anch'io leggo i commenti, sto ridendo perché vedo le persone maschili che sembrano terrorizzate. Ma ragazzi, cioè, non strumentalizziamo le cose, non passiamo un messaggio sbagliato a chi ci ascolta da casa. Questo è importante, c'è gente che a casa che ci sta ascoltando. Sembra che fuori ci siano, scusi, mi perdoni signor Bazzali, ci siano maschi allupati che non aspettano altro che farci del male. Cioè, siamo donne, cioè, allora, a prescindere che io ve lo garantisco, per esperienza, vi posso garantire che la persona che non fa apprezzamenti, la persona più tranquilla al mondo, la persona che sembra perfetta, che è tranquilla, è la peggio. Esatto. Questo ve lo posso garantire. Come vi posso garantire che le parole fanno molto più male di un fischio o di una toccata sul sedere, mi perdoni. Perché può essere che tu stai passando, uno per sbaglio ti tocca sedere. E allora che cosa gli fai? Lo denunci? Magari uno si è anche in stretto. La giornalista. Ragazzi, bisogna insomma anche guardare il contesto delle cose che succedono. Perché io ogni dopo il bastone sulle gambe, non si trova tutti. Però, ma parlo per me, però la mia ha voluto essere un esempio. Perché non trovo esatta questa cosa qua. Cioè non strumentalizziamo la cosa, non passiamo a casa le ragazze che ci stanno guardando, i genitori, che gli uomini fuori sono tutti allupati e non aspettano altro che saltare addosso alle donne. Questo è un messaggio sbagliato. Perché chi lo fa è peggio. Allora, Scarpa, arrivo subito da lei. Rivediamo adesso fra un po', rivediamo un attimo la scena della giornalista palpeggiata durante una partita Fiorentina-Empoli, ricordate, si chiamava Greta Beccaglia, e stava facendo la sua cronaca e a un certo punto è stata toccata. Vabbè, qui adesso non riesco a trovarlo, ma tra un po' lo rivediamo. Allora, Rachele Scarpa, poi torniamo da Erika Baldin. Prego, Scarpa. Non la sentiamo più. Io non so se posso rispondere nel merito a quest'ultimo intervento, perché non so neanche da dove iniziare, ma lasciamo stare. Ne approfitto per ribadire quello che stavo provando a dire prima. Sì. Anche i messaggi che sono comparsi adesso sullo schermo di attacco nei miei confronti, insomma, o di quello che dico, sono anche questi parte esattamente di quella cultura di cui parlavo prima. Che non vuol dire che tutti gli autori di quei messaggi dovrebbero essere arrestati o che non si può più dire niente. Però, direttore, le chiedo veramente per favore di far sì che io possa portare a termine il mio intervento. Sì, prego, Scarpa. Perché sono in collegamento e mi mette in difficoltà. Prego, Rachele, prego. Ora, quei messaggi sono parte, anche questi, di quella cultura di cui parlava giustamente prima la collega di Più Europa. Quella cultura che, sì, tiene dentro un certo tipo di rabbia quando, nel momento in cui si fanno notare che alcuni comportamenti sono sbagliati, una rabbia che forse andrebbe pian piano decostruita, dei comportamenti che tengono dentro le palpate, che tengono dentro i fischi e tutte quelle che stiamo chiamando molestie di minore entità, senza renderci conto che quelle molestie di minore entità, che noi così in questa trasmissione siamo così con così tanta leggerezza facendo passare, sono parte di una cultura che poi va a creare veramente il terreno per le violenze vere, per essere commesse e per succedere con la frequenza impressionante con cui succedono ogni giorno. I dati sui femminicidi sono paurosi. I dati sulle violenze sono spaventosi ed è questo il problema di cui dovremmo parlare, non di se ci fa piacere o meno essere fischiate o delle nostre singole sensibilità a riguardo, perché la verità è che il problema fuori è collettivo, è culturale e che non si sta facendo niente in questo momento per rimediare. Appunto, io dico ripartiamo dai luoghi di istruzione, per favore, perché è l'unico modo in cui possiamo arrivare a un punto di soluzione che non faccia sembrare me
una strega isterica perché dico che non mi fa piacere venire fischiata per strada e che non dia ai ragazzi veramente nessun altro strumento per esprimere apprezzamento se non dei commenti che poi effettivamente sono molestie, se non facciamo questo, se non insegniamo alle nuove generazioni a rapportarsi con rispetto l'uno con l'altro e a vivere con serenità la sessualità, l'attrazione e tutta una serie di cose, noi veramente andremo sempre peggio e ci saranno sempre più vittime. E sì, questi comportamenti minori purtroppo sono parte di una cultura che non è colpa delle persone che li mettono in atto e non sono tutti gli uomini, così come non sono tutti gli alpini, ma non dovrebbe essere neanche necessario dirlo, direttore, perché lo sanno tutti che non sono tutti quanti. Però possiamo focalizzarci su il problema che portano a galla le persone che poi effettivamente lo fanno e non possiamo negare che esistano. Perché non possiamo negarlo. Quindi davvero, davvero riportiamo questo dibattito a un minimo di decenza, un minimo di civiltà. Chiediamoci veramente se riusciamo a dare delle soluzioni a questo problema che secondo me esiste. Se qualcuno lo vuole negare è libera di farlo, ma mi sembra veramente Vediamo, un altro vediamo rispetto a quello che dico io. Vediamo il casus belli. Casus belli, diciamo, che di cui si è parlato molto, la molestia a una giornalista che stava facendo la cronaca di Empoli Fiorentina. Vediamo. Che clima, cioè, vediamo un attimo. Provaci. Questa è sconfitta, ragazzi. Ci rinuncio. Scusami, non puoi fare questo, mi dispiace. Dai, non te la prendere, non te la prendere. Insomma, questo è il fatto di cui si è parlato per settimane. Erika Baldin, restiamo su questo, torniamo al lavoro che c'è, ma che nessuno vuole. Ci riferiamo ovviamente a quelle mansioni che adesso con la stagione balneare si cerca disperatamente senza trovarle, perché ci sono tanti albergatori, tanti ristoratori, tanti baristi, ma non solo, tanti negozianti che cercano personale e non lo trovano. Sì, direttore, io passerei a un altro argomento perché insomma mi pare che su questo si sia detto ormai tanto. Partiamo da culture diverse qui in studio e anche da casa, da collegamento, quindi insomma mi sembra che partiamo da posizioni inconciliabili tra di noi. L'unica cosa che mi piacerebbe fosse veramente un principio inossidabile è il rispetto della persona, il rispetto della donna in primis. Quindi a volte il linguaggio deve essere moderato e bisogna appunto portare rispetto, non ci si può prendere quelle libertà nei confronti di nessuno. Sia parlando di aspetto fisico ma anche di altro, quindi ognuno deve stare al proprio posto e deve imparare a rispettare gli altri. Ma detto questo, appunto, tornando all'altro tema, quello del lavoro, noi dobbiamo pensare che intanto partiamo da una situazione dopo due anni di pandemia completamente diversa da prima. Le cose non sono più le stesse di due anni fa, perché le persone, probabilmente questo lo certificano anche le categorie, io mi trovo d'accordo con loro, hanno scelto in questi ultimi mesi probabilmente un lavoro, un mestiere che fosse meno, diciamo così, altalenante, perché io capisco bene la problematica di chi perde un lavoro, magari un lavoro che si pensava stabile, duraturo, per una pandemia. E probabilmente c'è anche il pensiero che questa pandemia che stiamo vivendo non sia nemmeno l'ultima, per cui le persone, anche giovani, hanno deciso di orientarsi verso un lavoro che fosse più stabile, al di fuori del turismo, appunto. Poi è anche vero quello che diceva la collega Bigon prima, ovvero
il problema dell'aspetto remunerativo, che è sicuramente basso, forse non offre nemmeno tutte le occasioni di carriera come ci possono essere in altri tipi di lavoro. È fin troppo facile dare la colpa al reddito di cittadinanza, che sappiamo ha sostituito larga parte di altri sussidi statali che spettavano alle persone in difficoltà. Quindi quello che c'era prima è rimasto anche dopo, soltanto gli si è cambiato, per così dire, il nome. Il problema, secondo me, è più profondo e bisogna in qualche modo adattarsi a tempi che sono cambiati, quindi vanno rivisti gli aspetti remunerativi, la contrattualistica, senza dubbio. Non dimentichiamoci anche un altro tema, che i giovani purtroppo sono sempre meno, perché questo è un paese che non fa figli. Oppure abbiamo tantissimi giovani che hanno intrapreso un percorso di studi che non gli permette di andare a lavorare, o anche genitori che hanno deciso di mantenere i propri figli finché non trovano qualcosa di stabile o quello che più conviene ai loro interessi. Quindi tutti questi aspetti sicuramente vanno valutati. E mi fa piacere che anche da parte della Lega si sia aperto, diciamo, uno spiraglio al lavoro straniero, che fino ad oggi erano considerati, diciamo così, dei paria da allontanare. Oggi finalmente ci rendiamo conto che sono essenziali in alcuni tipi di attività, di settori, come ad esempio quello dell'agricoltura. Lo stesso problema lo abbiamo riscontrato l'anno scorso, che non c'erano più persone che volevano andare nei vigneti, ad esempio, e questo ha causato una grandissima difficoltà ai nostri imprenditori. Quindi tutti questi aspetti, secondo me, vanno valutati senza avere pensieri preconcetti, insomma, cercando di sviscerare tutti gli argomenti possibili di fronte a un tavolo, coinvolgendo la parte datoriale, la parte sindacale e anche ovviamente tutte le categorie, perché parliamo oggi di turismo. Ma non è solo il turismo ad essere in difficoltà, come ricordava la collega, abbiamo un problema in sanità grandissimo di personale, sia medico che infermieristico, sia degli OS, tant'è che ad oggi si cerca di rimediare mettendo delle toppe su falle enormi, che però appunto lasciano dei buchi, nonostante tutti questi tentativi, nell'organizzazione della nostra sanità. Per cui ecco, i problemi sono molteplici, dobbiamo ripartire proprio dalle persone, formandole e cercando di rimediare a quello che magari in passato funzionava e oggi non funziona più. Allora, Erika Valdin citava il reddito, parlava del reddito di cittadinanza. Se c'è uno scontro sul reddito di cittadinanza, si propone di riformarlo. In Veneto sono state revocate 5.000 domande da quando la misura è entrata in vigore. Abbiamo sentito su questo l'INPS, vediamo. Dal 2019 ad oggi sono 5.233 le domande di reddito di cittadinanza revocate in Veneto, veri cosiddetti furbetti della misura introdotta dal primo governo Conte. I casi più numerosi si registrano nel Veronese, con 1.205 domande revocate, a seguire le province di Padova e Venezia. Fondamentali in questi anni sono state le verifiche incrociate INPS, Forze dell'Ordine. In questi casi la revoca opera a far data dal momento in cui è stata fatta la domanda, quindi fin dall'inizio, e c'è anche il recupero delle somme erogate. Confrontando la situazione, anno dopo anno se ne vince un calo. Nel 2019 erano 1.749, in aumento l'anno successivo, con 2.286 casi calati a 1.184 nel 2021. Una decrescita che va letta in rapporto al numero totale di domande di reddito di cittadinanza presentate nella nostra regione, passate dalle 61.075 del 2019 alle 37.511 del 2011. Tra le province con le maggiori richieste, Verona, Venezia e Padova. Significativa l'incidenza percentuale della misura in Veneto rispetto al resto d'Italia, partendo dal presupposto che solitamente per altre prestazioni il Veneto rappresenta il 10% del totale nazionale. Quando parliamo di reddito di cittadinanza, parliamo di una prestazione in cui la pesatura del Veneto rispetto alle altre regioni è molto più bassa, perché siamo attorno al 3-4% del totale delle domande. Cosa significa? Che è una prestazione che qui viene richiesta poco. Percentuale passata da un 3,8 del 2019 ad un 2,8 di quest'anno. Ad incidere su questo calo l'incremento e la sempre maggiore efficacia dei controlli preventivi e di quelli post presentazione delle domande. Nel tempo le persone quindi hanno potuto sperimentare che questo è uno strumento che puoi chiedere solo
se effettivamente hai i requisiti per poterlo chiedere. Nel 2022 il governo Draghi ha poi inserito l'assegno unico universale che va a sostituire gli assegni familiari. 385.131 le domande presentate a livello regionale, pari a oltre 635.000 figli, con una media di 1-2 bambini a nucleo. I cittadini hanno tempo fino al 30 giugno per presentare richiesta e ricevere gli arretrati al 1 marzo 2022. Oggi, secondo me, con la stima che ho in mano, sulla base dei dati che le ho fornito, siamo attorno all'85% della platea che volevamo coprire. Servizio di Francesca Bozza. Allora torniamo da Eleonora Mosco, anche dal punto di vista così della povertà crescente, dei costi dell'energia che si riflettono sulle famiglie e sulle imprese, localmente cosa è possibile fare, su cosa si sta facendo. Poi sentiamo anche Monica Balbinò su questo, sugli aiuti che si, ogni tanto si cerca di dare attraverso bonus, attraverso vari interventi soprattutto per aiutare i più deboli. Sì, direttore, non so se lei mi riesce a sentire bene. Perché sì, vediamo e sentiamo benissimo, grazie. Grazie. Allora, come le dicevo, giusto non per tornare indietro, ma quanto solo per richiamare dei concetti, sì, a cui ho fatto già riferimento in precedenza. Sì. Così come sul tema della sicurezza che la signora Balbinot ha tentato di riportare su un asse a lei ovviamente vicino, ci tengo a fare riferimento alla classifica del Sole 24 Ore, che all'interno, al 33esimo posto, riporta la città di Padova all'interno della qualità della vita. Questo per dire cosa? Che il tema della sicurezza è sicuramente uno dei temi che ha perso solo 23 posizioni, portando Padova all'84esimo posto, e quindi il tema dell'insicurezza a cui ci facevamo riferimento si collega a questo posizionamento. Ma poi c'è tutto un tema del sociale. Il tema del sociale, così come il reddito di cittadinanza, dimostra un po' il fallimento delle politiche del lavoro, proprio non tanto nel principio, che può essere condivisibile, quanto per i risvolti occupazionali che, come abbiamo sentito dal servizio, si sono dimostrati assolutamente fallimentari e inefficaci. Tengo a precisare che, per esempio, uno dei fallimenti dimostra proprio come molto spesso per poi poter avere un'occupazione arrivano anche le mail, per cui alla seconda mail che ti arriva e tu non accetti la proposta lavorativa, decade appunto l'opportunità lavorativa. Molto spesso queste mail addirittura non vengono aperte, proprio per evitare che poi scatti tutto l'iter di revoca. Questo per far capire come sia un sistema che non si è per nulla rivelato efficace. È per questo che comunque anche le amministrazioni comunali devono fare la loro parte, lo possono fare anche destinando parte dei tesoretti, per esempio delle azioni ERA, come noi avevamo pensato di poter fare, da destinare alle famiglie in difficoltà economica, proprio per la grave crisi economica dovuta anche al pagamento delle bollette del gas. E quindi anche su questo, voglio dire, l'amministrazione può intervenire erogando quindi parte del tesoretto oppure dei contributi economici, ma anche su tutto il tema poi della forte emergenza abitativa che c'è nelle varie città. A Padova ci sono oltre 1.502 persone che sono in attesa di ricevere una casa dal 2017 ad oggi, ne sono state assegnate in graduatoria solo nei mesi scorsi, ma per 4 anni abbiamo ricevuto tantissime segnalazioni di famiglie normali che si sono ritrovate in forte difficoltà economica a tutto un tratto. Quindi ecco, io penso che la crisi sociale e la crisi post-Covid sia un'emergenza, soprattutto nelle ultime settimane, che si farà sentire sempre di più, e su cui le amministrazioni comunali, grazie anche agli importanti contributi governativi che stanno arrivando e che sono arrivati in questo mese, si può fare e fare molto. Un segnale anche di sensibilità, penso che
possa proprio essere rivolto prima di tutto nel dare dei sostegni sul pagamento delle bollette. Benissimo. Volevo leggere, volevo vedere questo sms, scusa, mi fai rivedere Nicoletta. Un giorno sono andato in centro a Treviso e camminando vedevo che tante signore mi passavano avanti e si giravano a guardarmi e mi facevano anche un sorriso. Io ero contentissimo, quando sono tornato a casa l'ho detto a mia moglie che si mette a ridere, ma cosa è appeso alla schiena? Mio nipote mi aveva messo il pesce d'aprile. Quindi era per quello che gli sorridevano. È come il fine umorista, non so se c'è una bellissima vignetta di un grande vignettista che si chiamava Novello e fa vedere un signore contento perché vede che il pubblico applaude e la dicitura dice: il fine umorista si sente al fin compreso, perché aveva la patta aperta, per cui il pubblico rideva per quello e non per le battute, perché ogni tanto ci sono degli equivoci tremendi. Allora, Monica Balbinotti, rispetto a quanto diceva Eleonora Mosco, poi sentiamo ancora Hélène Grandet. Allora, ha detto tante cose, alcune anche sinceramente imprecise, nel senso, allora, parlava del reddito di cittadinanza, se non sbaglio. Allora, innanzitutto premetto che anch'io sono da sempre critica al reddito di cittadinanza così come è stato immaginato e strutturato dal legislatore inizialmente. Tra l'altro il reddito di cittadinanza è andato a sostituire un'altra misura di politica passiva, diciamo, che si chiamava reddito di inclusione, che invece faceva perno sui servizi sociali del singolo comune, quindi diciamo un rapporto molto più corto fra beneficiario e ente, insomma, che prendeva in carico il beneficiario e che funzionava sicuramente meglio. Detto questo, il reddito di cittadinanza, come è stato correttamente detto, non ha funzionato per tutta una serie di motivi sono stati introdotti a inizio 2022 pesanti correttivi che ponevano, insomma, degli obblighi di rispondere agli appuntamenti, alle convocazioni, eccetera, molto più frequenti nel tempo ai beneficiari, e questo ha determinato, come probabilmente aveva immaginato il legislatore che l'ha introdotto, effettivamente un assottigliamento corposo della schiera dei beneficiari, quindi positivo. Detto questo, non è vero, come crede la collega Mosco, che basta non aprire una mail. No, questo lo dico non per polemica, ma semplicemente a beneficio di chi ci sta ascoltando. Non sappiate che non è sufficiente non aprire una mail che ricevete dal centro per l'impiego piuttosto che dall'INPS per dire io non l'ho ricevuto e quindi non sono tenuto ad adempiere ai miei obblighi, perché naturalmente il fatto stesso di aver richiesto, quindi in fase di sottoscrizione della domanda di reddito di cittadinanza, uno si assume degli impegni e per legge è tenuto a rispettarli, quindi è tenuto a rispettare gli appuntamenti, è tenuto ad andare ai colloqui di lavoro laddove vengano organizzati e tutto quello che ne consegue, partecipare ai corsi di orientamento, ai corsi di riqualificazione e tutto quello che serve a riaccompagnare le persone che possono essere utilmente collocate nel mondo del lavoro. Questo è il tema che riguarda il reddito di cittadinanza. Altra cosa sono i sostegni invece legittimi, ma anche il reddito di cittadinanza, non vorrei essere fraintesa, nel senso che il disagio esiste, la povertà esiste ed è giusto che il pubblico se ne faccia carico nel tentativo di trovare di accompagnare, di sostenere chi non è in grado di provvedere autonomamente a se stesso e alla propria famiglia e di aiutarlo a trovare una soluzione. Naturalmente è necessario evitare, insomma, questi fenomeni di abuso o di utilizzo fraudolento, diciamo, di questo tipo di incentivi. Ci vogliono i controlli, diciamo. Altra cosa invece sono tutti i sussidi che giustamente sono stati messi
in campo per rispondere all'emergenza prima sanitaria, oggi purtroppo bellica, e quello è un altro tema che però diciamo è una misura speriamo che stretta nel tempo e che riusciremo a consegnare alla storia presto. Allora, tra poco avremo qui il professor Mario Bertolissi, parleremo dei 5 referendum. State ad ascoltare bene cosa dirà il professor Bertolissi, perché è un grande giurista, veramente il top dal punto di vista dei costituzionalisti, ma è un discorso anche tecnico, bisogna stare bene a sentire cosa dirà. Sentiamo ancora Helen Grendele e poi anche Raffaella Zanellato. No? Abbiamo parlato della condizione femminile sul lavoro. Lei era stata qui durante il Covid, sì. Insomma non arrivavano i ristori, eravate veramente in una situazione. È cambiato in meglio adesso? Che cosa, Allora, signor Bazzalli, io prima sorridevo quando parlavano di contratti adeguati, perché se ricorda bene io lo dico da più di 2 anni. Che ci devono essere contratti adeguati per i lavoratori. Io parlo, vabbè, degli stagionali o degli invisibili, nel senso che non ci sono contratti adeguati per chi non sono stati, ci sono contratti vecchi, vanno rivisti, vanno messi a posto, dati dei aumentati, insomma, vanno adeguati al lavoro che una persona fa. E questa è una cosa che io dico da 2 anni, come il prolungamento della NASPI per chi fa la stagione, perché per chi fa la stagione lavora 3 mesi e prende 1 mese e mezzo, come fa a campare tutto l'inverno con 1 mese e mezzo di NASPI? Non arriva neanche a pagare le bollette del gas e della luce con la NASPI che prende di 1 mese e mezzo, di un mese, non di... Altra cosa che volevo dire è questa, e ci tengo a dirla. Purtroppo il reddito di cittadinanza ha portato via una grande fetta del lavoro che c'è. Allora, non voglio dire che è stato sbagliato nelle città dove effettivamente non c'è lavoro e la gente ha bisogno, e lì dovrebbe essere, come ho sempre detto, il comune che tranne gli assistenti sociali decidono a chi dare il reddito di cittadinanza o meno. Il problema qual è? Che ci sono tanti lavoratori che prendono il reddito di cittadinanza perché dicono: perché io devo andare a lavorare 10-12 ore al giorno e prendere, che ne so, 1.000 euro, quando posso starmene a casa, guadagnare tempo con la mia famiglia e prendere 800 euro con reddito di cittadinanza. E lavorare in nero. E lavorare in nero. E stavo arrivando a questo, ma perché? Questo lo so, lo stavo dicendo, ma mi avete preceduto. Il problema qual è? Che appunto torniamo ai famosi contratti adeguati, ma continuiamo a usare il condizionale, lo Stato. Il problema, io ho sempre detto questo, lavoratori e imprenditori devono mettersi a tavolino e parlare, dire: abbiamo questi problemi, voi avete questi, troviamo una soluzione. Perché se aspettiamo i sindacati e se aspettiamo lo Stato, campa a cavallo che l'erba cresce. Quindi è una cosa che io vado avanti e sostengo, ma sto andando avanti da tanti anni che porto avanti questa cosa qui. Tanto è vero che l'ho detto, da quant'è che vado avanti a dirlo, signor Bacciale? L'ho detto tante volte qui a Focus, come l'ho detto anche quando abbiamo fatto la manifestazione a Jesolo. E quindi, o se no, tramutare un'idea, trasformare il reddito di cittadinanza nelle città dove c'è lavoro in un incentivo per la gente che lavora, che va a lavorare, che si fa 10-12 ore al giorno, che lavora, che merita. Questo sarebbe un'altra soluzione, incentiverebbe le persone ad andare anche al lavoro. Però volevo dare una risposta prima alla signora, quella che non voglio nominare, che dopo non mi vanno fuori polemiche, che è andata via. Anna Maria Bigon, del Partito Democratico. Sì, okay. Sì, che ha detto che non ci sono più lavoratori che non vengono dal sud. Ma a me risulta il contrario. A me risulta che ci sono molte persone che dal sud vengono a lavorare. Io parlo per Jesolo perché lavoro lì. E vedo che ci sono. Il problema è un altro invece. Il problema è che non trovano alloggio queste persone. E quindi a Jesolo so che ci sono le associazioni di categoria che stanno cercando di portare avanti il progetto delle foresterie per dare possibilità ai lavoratori che vengono da fuori di poter trovare alloggio, un alloggio decente, insomma, consono, a pochi soldi. Perché se uno guadagna 1.300 euro ne deve pagare 500-600 per dormire, capisce bene che non gli conviene, no, venire a Jesolo a lavorare, che conviene stare a casa e prendere il reddito di cittadinanza. Quindi questo è un altro dei problemi che Jesolo
solo sta cercando di fronteggiare, insomma. Grazie Elena. Niente. Vediamo il grande boom dei residenti di cittadinanza di cui parlava prima l'assessore Zaccariotto. Succede a Castel Volturno? Cosa c'è, uno spostamento della popolazione nelle seconde case per avere reddito, è quella? Esattamente. Esattamente. Quindi sta aumentando. Infatti la popolazione. Stanno aumentando il numero dei residenti proprio perché questo permette di poter aumentare quello che è l'ISEE, se porti anche il nucleo presso la casa che diventa non seconda ma prima casa, e questo garantisce quello che è il reddito di cittadinanza. C'era sto comune in provincia di Cosenza segnalato che in un anno ha aumentato ben 2.000 residenti, ecco, quindi questa è follia, nel senso che per carità non mettiamoci nuovamente a discutere sul reddito di cittadinanza, nel senso che quello che penso io è che dovrebbe essere assolutamente tolto, però non si può non prendere atto, abbiamo discusso per anni sulla mancanza di posti di lavoro. Oggi è una follia che stiamo qua a discutere che abbiamo i posti di lavoro e non abbiamo le persone. Quindi, senza voler ridire sempre le stesse cose, un'analisi va fatta e credo anche che sia fattibile tra quelli che sono gli uffici di impiego, tra quelli che sono i dati a disposizione dell'INPS, incrociarli e capire dove esiste il vero problema, perché non possiamo prenderci in giro. Però se mi permette, ecco, quindi, sempre da sistemare il contratto. Solo che bisogna cominciare ad affrontare il problema nei suoi vari aspetti. Sicuramente. Perché se discutiamo di reddito di cittadinanza e poi discutiamo di contratto, se discutiamo di contratto poi discutiamo di foresteria, se discutiamo... Allora, io credo che a questo punto è folle che in un paese che fino a 2 anni fa discuteva di mancanza di posti di lavoro, oggi dobbiamo discutere di mancanza di domanda sull'offerta però di lavoro. Chiedo scusa, più che folle dire... è la realtà. Cioè, non sì, è ma che è la realtà perché? Perché vuol dire beh, che... è una somma di cose, non è che nessuno ci ma sta non... ragionando, c'è gente che studia e cerca allora, di, guarda, di incrociare... Io ogni volta non perdo occasione di dire che vengo dal sociale, va bene? Perché prima di fare l'amministratore lavoravo come assistente sociale. Allora, io so che quando si faceva un programma, va bene, di quello che si chiama minimo vitale, ok, c'era una scadenza entro la quale tu dovevi verificare che la persona si era impegnata a cercare lavoro, dove era andata a cercare lavoro, perché aveva rifiutato l'offerta di lavoro. No, non è così. Non come è così. Fa a dire che non è così? Ma no, ma non è così. Ma non è così semplicemente perché se continuano ad aumentare quelle che sono le richieste di reddito di cittadinanza e continua a diminuire quella che è la richiesta rispetto alla domanda di lavoro, perché non c'è chi si presenta per poter andare a lavorare, attenzione, evidentemente stiamo significa... Stiamo confondendo, no, perché l'Italia non è omogenea in queste cose. Ma non è qui che mancano i lavoratori e c'è offerta di lavoro, ma qui non sta crescendo non la domanda di reddito, scusate, di lavoranza. Guardi che stiamo parlando, ad esempio, di Jesolo, ok, sì, dove abbiamo un problema oggettivo che non si trovano camerieri, non si trovano cuochi, non si cioè si sta parlando di questo, si sta parlando che ci sono alberghi che non riescono ad aprire perché non hanno personale, sì, ma si sta parlando delle nostre località turistiche, no, sì, lo non so, si sta parlando del sud, ma anche, ho fatto un esempio, ma potremmo parlare di Bibione, possiamo parlare di Venezia. No, ma c'è tutto il settore metalmeccanico. Sì, ma ho capito, ma adesso lei non mi deve rispondere a un problema che io le segnalo dicendo sì, ma quelli che ce n'è anche un altro. Allora, no, è vero, ma allora, non è vero che allora, in crescita la domanda di reddito di cittadinanza. Che l'Italia è divisa. Ma non è vero che è in crescita la domanda di reddito di cittadinanza qui in questo territorio dove c'è richiesta di lavoro? Questo sto dicendo. Esatto, scusate. Stavo guardando i dati del reddito di cittadinanza, giusto per capire, nelle regioni del nord-est. Stiamo parlando dell'1,6% fatevi una domanda perché, no? dei beneficiari, scusate, per un totale di 479 euro a persona assegnataria di reddito, a nucleo familiare. Sì, ma lavorano in nero, reddito, signora Raffaele Scarpa. Non prendono solo reddito di cittadinanza, lavorano in nero.
Questo prendono guardi, anche 1500 euro al mese tra reddito e nero. La soluzione, ma no, la fate interrompe però questa signora. Prego, prego. Posso dire che il problema forse che porta le persone a fare un certo tipo di scelta, posto che sono poche e che quindi stiamo parlando veramente di un problema molto più grande, prendendo un provvedimento che riguarda poche persone. Il problema vero che causa comunque questo problema sul reddito di cittadinanza, che io sono disposta a dire c'è, è il fatto che i salari sono drammaticamente bassi. Se una persona rischia di guadagnare con un contratto regolare, visto che ce ne sono diversi tipi e non sono tutti quanti esattamente corrispondenti, non è che faccio meno di andare a lavorare. Se una persona deve prendere 500 euro al mese deve prendere 500 euro al mese per lavorare una stagione intera con degli orari magari, è meglio che ne prenda 500 e sta a casa. Magari, di lavoro, magari si fa metà nero, perché sappiamo come va a finire. E anche cosa il mondo fanno della con le bollette inutili, gli affitti da pagare? Molto spesso. Allora veramente non stiamo guardando il problema dal punto di vista giusto. Il tema è che i salari in questo paese sono bassi, non crescono da 30 anni, mentre i prezzi e il costo della vita invece continua a salire. Quindi forse è qui che dobbiamo intervenire. Ma mi scusi, ma con il reddito di cittadinanza? Ma con il reddito di cittadinanza questo cosa c'entra? Cioè il fatto mi risponda a questa domanda. Il fatto che se io vado a... risponda alla domanda. Il fatto che se io vado a lavorare mi danno uno stipendio tra virgolette non adeguato, posso essere d'accordo con lei, ok? Ecco, ma non è che questo mi legittima a stare a casa e a sto punto prendermi il reddito di cittadinanza. Però chiedo scusa, assessore, sono due questioni diverse però. Io, se lei mi lascia la sua mail, domani le do. Chiedo scusa. Visto che mi chiede di risponderle, le rispondo. La cosa che le contesto io non è tanto il giustificare o meno il lavoratore di qua di là, è il fatto di usare questo reddito di cittadinanza come uno scudo per non affrontare le vere questioni sul lavoro, perché oggettivamente stiamo parlando di non così tanti soldi, sono 10 miliardi di euro ogni anno a fronte di un problema come l'evasione fiscale che è 120 miliardi di euro ogni anno. Dobbiamo partire con la... Adesso capisco. 1,6% di percettori del reddito di cittadinanza a fronte di un problema sui salari e sui contratti che guarda molto più persone. Ma mai lavorato in albergo? Quindi veramente noi stiamo usando una questione come per guardare puntare alla luna e guardare il dito. Questo stiamo facendo ogni volta che parliamo di reddito di cittadinanza. Allora, scusate, sentiamo quindi Raffaella Zanellato anche sugli stipendi, sul cuneo fiscale, sulla tassazione stritolando le aziende. Anche, sarò anche drastica, però io abolirei il lavoro dipendente. Si aprono tutti una partita IVA, sanno cosa vuol dire calcolare il prezzo richiesto, pagare le tasse, gli obblighi legislativi, le normative che vanno seguite, e forse sarebbe più comprensibile da parte del dipendente, che non è che il datore di lavoro li vuole sfruttare. Io da datore di lavoro di varie realtà non ho mai voluto sfruttare nessuno, ma se tu ti lamenti del tuo stipendio, cioè non te la devi prendere con me, perché io a mia volta sono schiacciata. Esatto, qua si continua a voler costruire le case dal tetto. Se non si aiutano le aziende, i dipendenti non esistono. Quindi è inutile tutelare continuamente i dipendenti e massacrando gli imprenditori, perché gli imprenditori una alla volta chiudono e i dipendenti si aprono una partita IVA e provano a vedere cosa vuol dire. Nel senso che possibilità di far nero il dipendente proprio non ce l'ha neanche un po'. Cioè, se è bello, questo non è corretto, non riconosco io.
questo non è corretto nei confronti dei dipendenti, cioè, perché io voglio dire parecchi che fanno i turni al pomeriggio, lavorano, vanno a tagliare le siepi, vanno a sistemare i giardini. Adesso però lei sta utilizzando il microfono per offendere troppe persone, perché se c'è una categoria che certamente assolve al proprio obbligo fiscale è il lavoratore dipendente. Chi paga le tasse? Sto dicendo che non è che l'imprenditore deve essere sempre demonizzato. Ma non ho capito la sua proposta. Ognuno lavora per sé. Certo, perché l'imprenditore in genere ha dei dipendenti, organizza il lavoro di altre persone. Il dipendente riesce a fare evasione fiscale. Una volta, se no non si capisce niente. No, scusate. Allora, su questo sono d'accordo. Compriamo tutti quanti la macchina nuova. Allora, io sto dicendo... Scusate, una volta, se no non capiscono niente a casa. Il dipendente mi dica se un dipendente può scaricarsi la macchina perché va a lavorare. Allora, scusate, una volta stiamo chiudendo... Avete travisato quello che stavo dicendo. Allora, io ho una dipendente, lei è andata in maternità, ok, quindi ha il suo stipendio, tutti i mesi tutto a posto. Io ho avuto due figli, io non ero dipendente, io avevo il mio bambino. Ma è stata una scelta sua, avrà preso altri soldi in altri modi. Certo, ma io non ho tutele. Allora, ho capito, io ma mi è una sono... scelta sua. Ho capito, ma allora, se io ho fatto una scelta e credo, perché non devi prendere comprensione? Ma io ho risolto il problema, non prendo più dipendenti, faccio lavorare la mia famiglia. Io lavoro, ce l'ho. No, pazienza. Beh, questo non è corretto dirlo, però. Ho capito, ma cosa devo fare? Non va bene dirlo. Nel senso che non ho tutele, ho deciso io di avere la partita IVA. Non permettersi di avere il figlio perché non lavorano. Grande, brava. La babysitter. Dai, non dobbiamo dirle queste cose qua. Non è corretto. Per fortuna non tutti gli imprenditori la pensano così. Esatto. Chiuda che poi dobbiamo andare, c'è il professor Bertolissi che sta aspettando, prego. Se vuole chiudere. No, dicevo che i dipendenti io li ho sempre trattati benissimo, cioè veniamo demonizzati, sa quanti fuori portano male i dipendenti, sì, lei lo ma sa. Forse allora, i dipendenti non capiscono i problemi che abbiamo anche noi. Ma noi capiamo benissimo i problemi che hanno. Ma se siamo stretti tra stipendi bassi e di qua una tassazione alta, lei sa cosa vuol aumentare gli stipendi? Vivere con 1200 euro al mese, con 600 euro di mutuo, le bollette della luce, ma io le posso dare anche 2000 se lo Stato mi mette in condizione di darglieli. Ma se io ho degli incassi di qua che mi vengono mangiati di tasse e mi aumenta la busta paga di qua, io devo rimanere in mezzo. Ma il governo prendersela con noi, ma io non me la sto prendendo. Ho detto che è il governo che sta facendo le case da tetto, non ho mica detto che è colpa di dipendenti. Ma lei sta accusando noi dipendenti? Il problema è il sistema, lo Stato che schiaccia le aziende con una tassazione folle, e le aziende se chiudono poi l'occupazione dove diavolo pensate che la si possa trovare? Cioè soltanto questo aiutando le imprese si può pensare di aumentare i posti di lavoro, non è che cascono dal cielo. Scusate, dobbiamo chiudere perché c'è il professor Bertolissi che saluto, professore, abbia pazienza, ma qui quando le donne si sono scatenate stasera, tutte donne straordinarie, ma quando si arrabbiano diciamo poi il dibattito va avanti più a lungo del previsto. Professor Bertolissi, tra pochissimo sui 5 referendum sulla giustizia, state con noi. In regia stasera Italo Morau con Nicoletta Rizzetto, tra l'altro una nuova regia, sembra di stare a Cape Kennedy con un impianto straordinariamente innovativo. Pubblicità e poi torniamo con il professor Bertolissi. Saluto le nostre ospiti e le ringrazio molto e grazie a voi che ci avete seguito fin qui, ma andiamo avanti tra pochissimo. Grazie. Seconda parte di Focus, come vi avevo anticipato, con il professor Mario Bertolissi dell'Università di Padova, costituzionalista, fa parte della delegazione trattante per l'autonomia e stasera è qui, e lo ringrazio moltissimo, per spiegarci sui 5 referendum
sulla giustizia di cosa si tratta. Professore, buonasera. Buonasera, buonasera direttore, grazie, buonasera ai telespettatori. Grazie per essere di nuovo con noi. C'è molta confusione e poca informazione su questi quesiti referendari, su questi 5 referendum sulla giustizia. Intanto possiamo dire di quali referendum si tratta? Mi pare che fossero stati proposti 8 referendum e sono stati, la Corte Costituzionale ha dato semaforo verde per 5, che sono quelli sulla giustizia. Ne sono rimasti fuori 3, la responsabilità civile dei giudici, il fine vita e sostanze stupefacenti. Ecco, ci può intanto inquadrare un po'? Sì, il fatto è, direttore, no, che io credo che sia indispensabile per chiunque, prima di affrontare la questione specifica, partire proprio dalla premessa che lei ha fatto. Erano 8, ne sono rimasti 5. Certo, lei ha già accennato al fatto che 3 sono stati eliminati dalla Corte Costituzionale. Allora vuol dire che prima di arrivare alla consultazione referendaria bisogna che ci siano dei passaggi, che ci siano quindi degli adempimenti che sono, come si dice, posti in essere, ma è anche necessario, diciamo così, che deve sussistere una condizione, che è una condizione di fatto politico-istituzionale, perché la prima domanda che ci si pone è questa, e credo che ogni telespettatore abbia sentito fare questa obiezione: non è il modo più appropriato quello di intervenire con un referendum abrogativo? Qui il problema deve essere risolto dal legislatore. Ecco, il problema è proprio questo, che il legislatore, significa il Parlamento, non ha risolto proprio niente, anzi ha lasciato maturare una situazione difficile con episodi incresciosi che hanno messo di fronte chi ha la facoltà di indire un referendum, anzi di fare la proposta, che poi deve essere valutata dalla Corte Costituzionale, ha messo costoro nella condizione di dire: va bene, se il Parlamento non si vuole, bisogna che ci pensiamo noi. Il che significa che la regola nel nostro sistema e in qualunque sistema di democrazia rappresentativa, che poi è di tutti, la regola è che le leggi le fa il Parlamento. In sostanza, la disciplina dei rapporti, le regole che noi dobbiamo rispettare, devono essere approvate con legge, e la legge appunto la fanno la Camera e il Senato nel nostro Paese. Ora, il referendum è un rimedio a una prolungata inerzia, perché lei deve tenere presente, e l'ha già detto, che il referendum di cui non stiamo parlando, e che quello che ha accolto, salvo questioni marginali, il Costituente, è il referendum abrogativo. Cioè, esatto, gli elettori, no, possono essere chiamati soltanto a dire sì o no a una proposta che è di abrogazione di quello che c'è. Dico questo perché è importante ai fini dopo del giudizio di ammissibilità, perché questo sì, per quest'altro no, perché dopo sorgono le polemiche, talvolta sono fondate, tal'altra invece non sono fondate, proprio perché non è possibile utilizzare il referendum come un atto di produzione di regole in positivo, cioè non si può fare quello che fa il legislatore, tu devi lavorare su un manufatto che c'è già. Ecco che allora può essere che siano ammesse tutte le richieste, può essere invece che siano ammesse molto poche, oppure un numero come quello che ha indicato prima lei, cioè su 8, 5. E lei ha già accennato, ha ricordato quali sono le materie, le richieste che sono state escluse. E io però di questo vorrei parlarle dopo, certo, perché quando scendiamo un istante all'esame sinteticissimo delle sentenze rese dalla Corte. Ecco, io per ora mi sintetizzerei così. E noi cittadini dobbiamo sapere che siamo chiamati alle urne per eleggere deputati e senatori, se pensiamo allo Stato appunto,
e poi naturalmente esercitare un controllo su quello che fanno, sanzionandoli o premiandoli quando torneremo a votare. Per dirla alla nostra, possiamo essere convocati per una consultazione referendaria e allora a questo punto noi operiamo direttamente, tant'è vero che si dice che questo è un istituto, è l'istituto più importante, lo strumento più importante di democrazia diretta. Ecco, se vogliamo dire così, i sistemi funzionano e funzionano fino ad un certo punto, ci sono anche situazioni di difficoltà, incertezze, blocchi e paralisi sul piano politico perché le forze contrapposte non riescono a superare interdizioni reciproche. Ecco, può essere che qualcuno, e magari lo dico tra un istante, di quelli appunto che hanno la facoltà di chiedere, dica va bene, adesso basta, noi vogliamo sentire cosa ne pensa la gente, perché la gente votando dà un indirizzo politico, che può essere un indirizzo politico convergente o contrastante rispetto a quello del Parlamento. Ecco, senta, perché allora si ricorre al referendum abrogativo e chi può proporlo? Ecco, la Costituzione prevede che la richiesta debba essere sostenuta da che cosa? Deliberata da 5 consigli regionali, è del medesimo testo, oppure, che è quello che ci interessa, insomma, da un numero di elettori che è fissato a 500.000. Ci interessano queste due categorie. Si possono anche sovrapporre. L'iniziativa può essere solo dell'uno o dell'altro, può essere di entrambi. Tra l'altro osservo che proprio per le vicende qui di cui ci stiamo occupando, per quel che riguarda il fine vita e gli stupefacenti, qui si sono attivati i comitati promotori. Possiamo dire che è stata un'iniziativa della società, è inutile che io dica adesso nei particolari di che cosa si tratta. È un comitato promotore, un gruppo di cittadini che si mette insieme, si costituisce in comitato e dopodiché deve raccogliere le firme, presentarle presso l'ufficio centrale per il referendum della Corte di Cassazione, così dico che di mezzo c'è anche appunto l'ufficio centrale per il referendum, che è una sezione specializzata della Corte di Cassazione che fa un primo vaglio, e cioè controlla se il numero delle firme, la loro regolarità e le richieste sono conformi a quello che stabilisce la legge che ha dato attuazione alla Costituzione. Tutto questo non ha nulla a che fare con il giudizio di ammissibilità, perché la Cassazione si occupa del rispetto della legge, che è la 352 del 1970. La Corte Costituzionale si occupa invece del rispetto delle richieste, della loro conformità o meno alla Costituzione. Allora dicevo, nel nostro caso c'è stata l'iniziativa dei comitati e per quel che riguarda le 6 richieste riguardanti il tema della giustizia, avevano cominciato la raccolta delle firme e avevano, credo che fossero anche giunti a un 400.000 molto rapidamente, dopodiché hanno ritenuto di tutto sommato coinvolgere i consigli regionali e 9 consigli regionali hanno deliberato, assunto la medesima delibera, hanno condiviso i medesimi naturalmente quesiti e quindi la richiesta che è arrivata davanti alla Corte è stata quella dei 9 consigli regionali, è stata una valutazione di opportunità, anche di rapidità e di semplificazione forse per certi aspetti, ma dopodiché quando si arriva davanti all'Ufficio Centrale per il Referendum oppure alla Corte Costituzionale, pari sono che ci sia un comitato o che ci siano 5 oppure consigli, la questione rimane allo stesso carattere. Ecco, dicevamo, le iniziative erano 8, 6 in tema di giustizia e 2 su stupefacenti fine vita. Ricordiamo cosa aveva deciso la Corte Costituzionale. Ecco. Allora, intanto, se vuole, aggiungo, o meglio, non aggiungo, dico quali sono appunto gli oggetti, perché adesso per riuscire un momento a destreggiarsi. E prima, se lei è d'accordo, dico qualcosa sulle richieste che sono state ammesse e poi su quelle non ammesse. Lei mi interrompe evidentemente quando vuole, e come no. La Corte quindi si è pronunciata. Perché il punto, la cosa essenziale che bisogna sapere anche è questa, perché altrimenti si finisce per confondere differenti prospettive
angoli visuali che conducono conseguenze diverse. Allora, quando si va davanti alla Corte Costituzionale e la Corte affronta la questione dell'ammissibilità in Camera di Consiglio, che significa non in udienza pubblica, per cui l'udienza è soltanto, vede presenti coloro che sono abilitati a intervenire, ma a porte chiuse, quindi non è come l'udienza pubblica che poi viene messa sul sito e ciascuno può sentire quello che è stato detto, ripeto, viene invece, si svolge nella riservatezza. Di che cosa si discute davanti alla Corte? Ecco, prima vorrei dire questo perché altrimenti non ci si capisce. Certo. E si fa polemica, che può essere fondata oppure no. Perché, lo dico ai telespettatori, chi conosce questa materia e ha tenuto conto di quello che i migliori studiosi hanno messo in evidenza, ivi compreso il mio maestro, il professor Livio Paladin, che come giudice costituzionale è stato l'estensore della sentenza la più importante, quella che tuttora disciplina, regola queste benedette procedure, è la numero 16 del 1978. Dicevo, qui ci troviamo al confine tra diritto e politica, tra ordinamento costituzionale e decisione politica, non decisione politico-partitica naturalmente, ma politica nel senso che la discriminante, la separazione tra ciò che è ragionamento strettamente giuridico e ciò che è valutazione del merito, sono favorevole o contrario sulla base di preferenze che sono insindacabili, questo confine è un confine molto ma molto labile. Allora è importante sapere quantomeno che quando la Corte decide se è ammissibile o non ammissibile una richiesta referendaria, fa una valutazione dal punto di vista di parametri particolari, che sono quelli stabiliti nell'articolo 75 della Costituzione, in particolare secondo comma, ma poi soprattutto sono stati integrati da una vastissima giurisprudenza, cioè da decisioni della Corte. Questo giudizio non ha niente a che fare con il giudizio di legittimità costituzionale sulle cioè sul contenuto delle leggi, e spesso e volentieri quelli che discutono dicono è conforme a Costituzione, non è conforme a Costituzione, non c'entra nulla. Questo è oggetto di un altro giudizio. Se qualcuno ha qualcosa da lamentare, un giudice rimette la questione alla Corte e la Corte valuterà la costituzionalità. Allora già sappiamo che c'è il giudizio di costituzionalità, il giudizio di ammissibilità, dico tra un istante qual è il parametro essenziale, e poi c'è la valutazione di merito, la quale prescinde dal giudizio dalla valutazione in termini di costituzionalità e dal rispetto dei parametri previsti ai fini dell'ammissibilità. Io capisco che non è facile, ma lo dico ai telespettatori, diffidate di quelli che chiacchierano di queste cose, sono costretto a dirlo, perché fanno una confusione folle. Cioè, io credo che sarebbe indispensabile appunto parlarne, io la ringrazio di questa opportunità, proprio per cercare di chiarire e togliere di mezzo tutto quello che non c'entra, in modo tale che uno vada alle urne e decida secondo quello che ritiene. Se dice ma io non so bene, ho anche le idee confuse, nessun problema, decidi come ti viene, perché non è che l'elettore deve sapere sempre tutto. Ecco, va e dà un giudizio secondo il suo punto di vista. Basta. Vuol dire che qualcuno non l'ha informato bene. Ecco, l'ammissibilità, lei è curioso di sapere, si faccio per dire anche questo, ma guardi, è un passaggio molto importante, perché io tolgo di mezzo, direttore, tutti i parametri che sono fissati testualmente qui dalla Costituzione, perché qui non abbiamo a che fare né con una legge tributaria, né legge di bilancio, né di autorizzazione alla ratifica ai trattati internazionali, né una legge che riguardi l'amnistia e l'indulto. È quello che è scritto nella Costituzione. Quindi, tolto di mezzo, dice ma allora, sulla base di che cosa è che la Corte decide? È questo il punto. Allora, bisogna innanzitutto che il quesito sia chiaro. Chiaro non vuol dire non complesso. Sì. Chiaro vuol dire che deve soprattutto possedere, ha scritto la Corte in quella sentenza, una matrice razionalmente unitaria. Traduciamo. Dato che dobbiamo rispondere con sì o con no, non mi puoi mettere insieme fichi e fiaschi. Quindi,
Bisogna che tu separi nettamente i fichi dai fiaschi e il quesito deve riguardare solo i fichi o solo i fiaschi. Questo si insinua che i quesiti vengano in qualche modo studiati per ottenere un certo risultato piuttosto che un altro. Questo è il carattere, ecco, la ringrazio della domanda, manipolativo che può avere il quesito. Il quesito lo può avere. Perché? Perché deve riguardare fichi e fiaschi, attenzione. Oserei dire, in un contesto nell'ambito del quale usiamo sempre questa metafora, no? Noi abbiamo però un cesto dove ci sono dentro una quantità innumerevole di frutta di tutti i tipi e noi dobbiamo tirar fuori soltanto, ad esempio, i fichi. Ecco, e non dobbiamo lasciare nessun fico dentro il cesto, perché se lascio un fico significa un brandello di disposizione che dovrebbe essere assoggettata alla richiesta, perché se resta fuori, capisci, c'è un pezzo che dopo pone problemi, la Corte te lo dichiara inammissibile, allora bisogna separare, ecco, tutta la frutta secondo la sua specie, uva, quello che abbiamo detto, ecco, ciascuno sceglie quello che ha e magari potremmo dire c'è anche frutta esotica perché c'è di tutto. Allora, lei giustamente mi dice, spesso, è certo, il quesito va costruito in funzione del risultato. Lei probabilmente ha in mente le leggi elettorali, che sono state quelle che hanno passato il vaglio della Corte, e rispetto ad esse la Corte ha esercitato valutazioni molto opinabili, ma comunque sia, ha poca importanza che... E deve essere tale l'intervento, supponiamo, la legge elettorale per l'elezione della Camera dei Deputati o del Senato della Repubblica. Ecco, qui se lei ha in mente di modificare la legge in modo tale che venga fuori un sistema diverso da quello che c'è. Bisogna che lei intervenga appunto manipolando in funzione del risultato. Ma ripeto, tutto questo deve risultare estremamente coerente. È sul filo del rasoio, è difficile da costruire, però... ci si può arrivare. La verifica è il risultato dopo l'abrogazione deve essere tale da consentire che si abbia una legge vigente con cui si può andare alle elezioni. Adesso aggiungo una cosa che è la cosa fondamentale. Tutte le richieste referendarie di cui ci si occupa, le 8, sono state vagliate dalla Corte rispetto a tutti i parametri, ma i veri parametri, il vero parametro, potremmo dire, era questo. Anche la questione della chiarezza, l'omogeneità, sì, la non equivocità è soddisfatto. Dov'è che ci poteva essere l'inghippo che ha comportato dopo la non ammissione di 3 referendum? Allora, la Corte si è posta anche questo problema. Ma se abroghiamo questa legge, cosa capita? Ad esempio, se io elimino questa legge, può essere che capiti questo. È l'unica, cioè la Corte dice, si è concordi nel ritenere, che sia l'unica soluzione coerente con il dettato costituzionale. Cioè, la Costituzione ha bisogno di leggi di attuazione. Questa è la legge che serve ad attuarla. Questa è la legge, come si dice, a contenuto costituzionalmente vincolato o necessario. Quindi non la puoi eliminare perché altrimenti non puoi, e ci sarebbe un vuoto nell'attuazione della Costituzione. Ci capiamo, no? Chiarissimo. Oppure può essere una legge, il confine non sempre chiaro, a contenuto costituzionalmente obbligatorio. Cosa vuol dire? Il legislatore avrebbe potuto anche non fare la legge. Ha fatto la legge, questa è una legge che dà attuazione a una regola costituzionale. Se la togliamo, priviamo la Costituzione della sua effettività. In questo caso, nei tutti i casi di cui ci siamo gli 8, i parametri che sono stati applicati dalla Corte, cioè quelli che in sostanza hanno rappresentato una sorta di prova di resistenza, ecco, della richiesta, i parametri sono stati quelli relativi al carattere delle leggi di attuazione. Ah, aggiungo un'altra cosa, c'è un ulteriore vincolo che è molto importante, che ha interessato e che ha impedito alla Corte, ciascuno dopo può pensare a quello che vuole, di scrutinare positivamente in termini di ammissibilità la richiesta relativa agli stupefacenti, sì, ecco, sì. Cioè alle, come si chiama qui, alle sostanze stupefacenti e sostanze psicotrope, sì, perché l'abrogazione, cioè la legge, le leggi, le norme sottoposte al referendum rappresentavano anche attuazioni di obblighi internazionali e poiché rappresentavano
attuazione di obblighi internazionali, la Corte con una giurisprudenza costante dichiara inammissibile, perché altrimenti insorgono anche responsabilità nei confronti di carattere internazionale, potrebbero quantomeno. Certo. Le dico adesso, se lei sì, concorda, prego. Ecco, adesso in sintesi rapidissima, sì. Sì, quali sono questi quali sono cinque... gli ambiti e come la Corte ha deciso. Spero di essere stato chiaro nell'aver sgombrato il campo. Chiarissimo. Ecco, poi non le chiedo di entrare nel merito, perché poi si rischia di dare un giudizio che spetta così alla... diventa un giudizio politico, invece qui parliamo proprio di tecnica. Però l'obiettivo di chi ha proposto questi referendum sulla giustizia, in un momento in cui la giustizia fa acqua da tutte le parti, poi alla fine ci dirà qual è, se, ammesso che ci sia un obiettivo. Esatto, ecco, questo è il quesito che regge tutto quello che viene. E, tra l'altro, non dimentichiamo che il Parlamento si sta occupando di riforme che riguardano la giustizia. Sì. Due o tre delle richieste referendarie sono toccate, per cui se per caso riuscissero ad approvare una legge in tempo, punto di domanda, ecco, comunque forse sarà difficile, potrebbero anche ridursi da 5 a 2 o 3 a seconda. Ecco, ma questo vi dice già che cosa? Che e non solo, e oggi proprio, se si può dire, o comunque in questi giorni, l'Associazione Nazionale Magistrati ha proclamato anche uno sciopero, se non vogliamo chiamarlo sciopero, comunque una manifestazione, che è un'occasione per manifestare un disappunto nei confronti della legge Cartabia, del disegno di legge Cartabia, ecco, ma anche, se vogliamo, dei quesiti referendari. Allora, torno a quello che ho detto all'inizio. Qui non si può scrivere quello che si vuole. Qui tu intervieni su quello che c'è. Quindi puoi togliere di mezzo, e allora ecco qui che devi considerare il risultato. Allora, adesso, in modo estremamente sintetico, perché conta per chi mi ascolta rendersi conto di cosa si tratta. La questione decisa in termini di ammissibilità, con la sentenza numero 56 del 2022 dalla Corte, riguarda l'incandidabilità. In due battute, in Costituzione e da sempre, anche negli ordinamenti precedenti, sono disciplinate, previste le ragioni che determinano la ineleggibilità. e la incompatibilità alle cariche pubbliche. A partire dagli anni 90 del secolo scorso, e tutti possiamo ricordare che era il tempo di Tangentopoli, tanto per farla breve, in ragione dei fatti che si sono verificati, il legislatore ha cominciato a introdurre disposizioni a pezzi che hanno introdotto un nuovo, si chiama istituto, della incandidabilità. Se uno è condannato, adesso bisogna vedere, condannato in primo grado con sentenza definitiva, per dire, o raggiunto da misure interdittive, eccetera, può trovarsi nella condizione di non essere candidabile. Alla fine, non sto a dire i particolari, fanno un decreto legislativo che è un testo unico sulle incandidabilità. Avrebbero dovuto coordinare il tutto anche con le ineleggibilità e le incompatibilità, cosa che non è stata fatta, ma poca importanza. C'era la Severino, no? Esatto, ed è la legge Severino, il decreto legislativo in discorso. Che cos'è che è accaduto in sede di applicazione di questo decreto legislativo? Perché questi sono stati i casi eclatanti. È accaduto a importanti sindaci di capoluoghi, eccetera, e a presidenti di regione di essere destinatari di avvisi di garanzia per reati che non sono i reati gravissimi cui fa riferimento la legge Severino, la quale peraltro si occupa anche delle più modeste lesioni eventualmente del codice penale che identificano l'abuso d'ufficio. Lei capisce che è una bagatella, no? Ecco, allora i reati possono essere quelli di associazione mafiosa, acquisto di alienazione di schiavi, tratte, robe, contrabbando, di tutto quello che volete.
ma ha riguardato anche casi di questo genere. I casi, discussione, cosa, a che cosa hanno portato? Hanno portato alla sospensione automatica dalla carica, non mi presenta di una condanna definitiva, andamento di primo grado. Uno viene sospeso almeno per 18 mesi, dopodiché cosa è accaduto? È accaduto che il giudice d'appello, la Cassazione, ha detto assolto perché il fatto non sussiste. Allora, questioni bagatellari, sanzioni in automatico, applicazioni automatiche dell'incandidabilità, hanno, soprattutto a livello di amministratori locali, regioni ed enti locali, perché il regime giuridico è diverso per i parlamentari, ha fatto sì che, che abbiano deciso di proporre l'abrogazione integrale, anche per non correre il rischio poi di una inammissibilità. La Corte ha detto, scrutinando secondo tutti i parametri, che non c'è nessuna obiezione. Resta fuori, si è occupata più volte della questione di costituzionalità e ha sempre salvato la legge Severino. Nel merito, politicamente parlando, uno dice quello che vuole, però chiudo dicendo che non corrisponde al vero il fatto che allora tutti i mafiosi di questo mondo, tutti gli inquisiti di questo mondo finiranno per essere parlamentari oppure no, nel modo più assoluto, perché esistono le norme di carattere generale che danno i poteri ai giudici a applicare interdizione temporanea o definitiva permanente ai pubblici uffici, sanzioni interdittive di vario genere, quindi ecco questo. Non c'è rischio, insomma. No, ecco questo. Naturalmente questo fa parte di quel dibattito che dovrebbe seguire. Tra l'altro vorrei dire che il 12 giugno si vota per i comuni ed è di questi tempi, proprio anche per queste ragioni, difficile trovare dei candidati perché molti temono di essere perseguiti penalmente per delle cose inesistenti, irrilevanti, tipo si rompe una porta, cade addosso a una signora, sindaco condannato. Lei ha sottolineato questi aspetti che sono decisivi. Da più parti si dice, tra l'altro da tempo, qui non si tratta solo di modificare la fattispecie dell'abuso d'ufficio, bisogna toglierla di mezzo perché è una formula incriminatrice che consente a qualunque pubblico ministero, in buona o mala fede, di incriminare chiunque per delle cose assolutamente insignificanti, ma non solo insignificanti, penalmente irrilevanti. Siamo nell'ambito della discussione sul si poteva fare così piuttosto che fare cos'ha. Cioè è come se uno avesse una pistola puntata alla tempia. È chiaro che, tradotto alla lettera, qui il munus publico diventa veramente un onere e un peso, punto e basta. Ed è ha fatto bene a ricordarlo, perché si finisce disincentivando per privare gli istituti fondamentali della democrazia delle energie più vitali. È così. Si genera e si fa sì allora che ci siano i perditempo, che magari dicono va bene, mi metto in lista, poi traffico. Con grande rapidità, misure di custodia cautelare in carcere, è la sentenza successiva, la 57, con questa sentenza si ammette una richiesta referendaria riduce la possibilità di ammanettare uno, di sbatterlo dentro e dopo di doverlo tirare fuori, va bene, a babbo morto, quando ormai, tra l'altro, non rimangono che le scuse se qualcuno, tra l'altro, ritiene di chiedergli scusa. Ci sono stati un'infinità di episodi in cui si è rovinata la vita alle persone e dopodiché si è rivelata l'iniziativa penalmente non fondata. Quindi solo per le situazioni più gravi. La separazione delle funzioni non è delle carriere. Se per caso viene ammesso, ecco, questo referendum, e se viene approvata la legge comunque resiste, qui il risultato è il seguente: quando un candidato vince il concorso di uditore giudiziario, fatto il periodo di addestramento, di prova, quello che è, sceglie o fa il pubblico ministero o fa invece il magistrato giudicante, non il magistrato requirente. Ciascuno può essere convinto oppure non essere convinto. C'è chi ritiene che la mentalità per fare una cosa non è surrogabile dall'altra o compatibile con l'altra, altri dicono invece che si rafforza la posizione del soggetto. È chiaro che è una cosa parziale e minuta, perché poi bisognerebbe separare anche, fare due ordini, due CSM, tanto un'infinità di altre cose, ma qui noi abbiamo semplicemente una
abrogazione con una separazione parziale, perché come ho detto prima non è delle carriere ma delle funzioni. In ogni caso, se uno sceglie rimane, ecco, poi inchiodato. Oggi la riforma prevede che uno abbia, attualmente possono cambiare 4 volte, la riforma Cartabia prevede che si possa cambiare una volta sola, quindi uno sceglie, dopodiché può riscegliere. La sentenza numero 50, sì, la 59, valutazione dei magistrati, si consente a un numero che è limitato di professori universitari e di avvocati che fanno parte dei consigli giudiziari o della commissione che esiste presso la Corte Suprema di Cassazione per i giudici della Cassazione, di concorrere a esprimere il loro parere quando si tratta di dare le valutazioni ai fini della carriera dei magistrati. Anche qui ci sono ragioni pro, ci sono ragioni contro, ecco, che ognuno può immaginare, però rimane saldo questo, che la maggioranza di questi organi è composta dai magistrati, per cui gli avvocati, i professori che sono presenti non potranno mai rovesciare delle maggioranze in nome di non so quali interessi che si siano formate. C'è l'ultimo, che è la sentenza numero 60, che ha tolto di mezzo la necessità, quando si presenta un candidato per diventare componente del Consiglio Superiore della Magistratura, di essere sostenuto da un certo numero, 40 firme. Insomma, tutto questo eliminato, ciascuno si può presentare liberamente. Notate, lo dico a degli spettatori, che tutte queste cose sono cure relative, nel senso che ai mali, se riteniamo dei mali o le cose che non funzionano, qui intendiamo porre rimedio, non è che si riesce a farlo in modo razionale, complessivo. È semplicemente un atto iniziale che dovrebbe dire, far sapere come la pensa il cittadino. Se poi il cittadino non va a votare, tenete presente questo, e sono lieto di essermelo ricordato. Noi oggi constatiamo, sappiamo, tocchiamo con mano cosa sono i regimi autoritari. Voi sapete, almeno pare, che se in Russia dite che si tratta di guerra e non di un'operazione speciale, potete beccarvi anche 10 anni, esatto, di condanna. Quello che sta succedendo. Ecco, noi abbiamo invece la possibilità di dire quello che vogliamo. Non mi pare che sia una gran cosa non dire quello che pensiamo. Attenzione, che se perdiamo l'abitudine, prima o poi arriva qualcuno che dice: beh, siete abituati a tacere, state a casa. Guardate che non è uno scherzo. Professor Bertolissi, allora, adesso vediamo i 3 referendum che non sono stati ammessi, di cui avevamo fatto cenno prima. Sì, per completezza di discorso, e perché chiariscono a contrario, no, come si dice, anche le ragioni dell'ammissibilità degli altri, certo, che sono complessi, se mi consente, direttore, fino ad un certo punto, perché si possono anche ridurre a delle sintesi molto chiare, no? Certo. Come ho accennato prima, magari eccedendo della sintesi, ma d'altra parte, responsabilità dei magistrati. In passato il quesito era stato ammesso. Certo. Era anche stato vagliato in senso positivo, dopodiché è stata fatta una legge che era più o meno conforme con il risultato referendario. Fatto sta che proprio perché si deve intervenire su una legge che c'è e non così con una disponibilità assoluta di opzioni, qui si doveva prendere come termine di riferimento la legge vigente, che stabilisce che risponde lo Stato. E una volta che lo Stato ha risposto ed ha risarcito del danno, si è rivolto appunto per chiedere questo ristoro, e lo Stato, una volta conclusa questa fase, si rivale nei confronti del magistrato. Ma in giudizio ci va lo Stato. Che cosa è che non può fare il referendum? Il referendum non può sostituire una scelta che è stata fatta dal legislatore, risponde in seconda battuta, con il suo contrario, il magistrato risponde in prima battuta. Allora, poiché la legge vigente è così caratterizzata, è il risultato della manipolazione, tra virgolette, no? Del lavoro di ritaglio all'interno della legge, dava come risultato la responsabilità del magistrato. Prima, e non dello Stato, la Corte l'ha dichiarata inammissibile perché l'atto
il referendum si sarebbe tradotto non, come si dice, in un atto di legislazione negativa, ma di legislazione positiva. Insomma, ha trasformato il referendum, che può solo intervenire negativamente togliendo, in un atto invece che aggiunge, per così dire. Ed è stato dichiarato inammissibile. Con, diciamo, le polemiche sull'impunibilità dei magistrati. Questa, no? È una polemica, lo dico sinceramente. Certo. Tra l'altro io ho difeso le richieste davanti, certo, alla Corte Costituzionale, potete quindi prendermi sul serio. Certo. Una lamentela è una polemica che non è fondata, perché questa volta, almeno secondo me, la Corte ha fatto un'applicazione coerente dei suoi principi. Eventualmente, dato che si dice, intervenga il legislatore, giusto? Ecco, bene. Secondo. Il secondo è quella questione delicatissima del fine vita. Sì. Cari telespettatori, il fine vita noi sappiamo in che cosa consiste. È una pagina nella storia di ciascuno, ricca soltanto di una cosa, di dolori e di dolori e di dolori. Quindi è il dolore durante il fine della vita. La Corte Costituzionale si era già pronunciata e ha stabilito una sorta di decalogo, 4 punti fondamentali, dicendo che uno deve trovarsi di fronte appunto a una malattia irreversibile, che i dolori devono essere insopportabili, che l'incombenza era passata al legislatore, che avrebbe dovuto fare una legge sul fine vita, non l'ha fatta. Che cosa è, perché non è stato ammesso? Non è stato ammesso perché anche qui quelli che hanno confezionato il quesito sono intervenuti su una disposizione specifica, l'articolo 579 del codice penale, che ha la rubrica dell'omicidio del consenziente. Allora, sapete che cosa sarebbe venuto fuori? Che uno, sì, anzi, io ad esempio dico qui al direttore, al dottor Bacialli, senta, io vorrei suicidarmi perché ormai sto da Dio, sto benissimo, ma sono annoiato della vita. Fammi un favore di darmi una mano. Sì. Tu capisci, sì, che, sì, anche questo, sì, sarebbe diventato, va bene, non più illecito penale. Il fatto di non poter intervenire in positivo e di non poter graduare le scelte ha finito per estendere il fine vita, in realtà, a una forma qualunque di suicidio, anche la più contrastante con una esigenza di moralità essenziale, che riguarda il rispetto della vita e, se possiamo dire, anche il rispetto di coloro che sono ammalati, certo, gravemente e che rimangono. Potrebbero, ecco, certo. L'ultimo, certo, è stupefacenti. Sì, professor. Qui il risultato sarebbe stato questo. Non soltanto sarebbero state liberate, nel senso sarebbe diventata lecita la coltivazione delle sostanze, quelle che addirittura hanno un carattere, cannabis, esatto, eccetera, medicale, via, certo, discorrendo, ma addirittura le droghe pesanti, perché attraverso la combinazione del quesito e del testo con le tabelle allegate, la Corte lo ha precisato, si sarebbe ottenuto questo risultato. Quindi il fatto di non poter governare tutti gli effetti con queste richieste ti espone a questi giudizi. Dico anche in questo caso, e poi c'era il limite di carattere internazionale, cioè, certo, l'obbligo delle convenzioni. Esatto. Ecco, ci sono state le polemiche, ma qui bisogna polemizzare con il Parlamento che non fa la legge. Professore, chiarissimo. Grazie, è una materia delicata, difficile, ma davvero la ringrazio per aver detto in modo molto chiaro qual è proprio la sostanza di questi 5 referendum sulla giustizia, sui quali siamo chiamati a votare insieme alle amministrative, al voto delle comunali il prossimo 12 giugno. Poi un giorno, professore, prossimamente, non abbiamo avuto abbastanza tempo in questa puntata, torneremo sull'autonomia, perché faremo il punto, sì, su quella che è una situazione pur sempre difficile, a 1667 giorni dal 22 ottobre del 2017. Chi la dura la vince, esatto, direttore. Non bisogna mollare, no? E alla fine non ci sono dubbi, vincono i tenaci. Speriamo. Allora, grazie molte, grazie al professor Bertolissi, a voi che ci avete seguito fin qui. Ci vediamo con Focus domani sera. Arrivederci, grazie.